Buon pomeriggio, benvenuti a tutti quanti spettatori del sito rosso. Ora partiremo con la live di inizio, di spiegazione di questo Hunter Connect nuovo. E ora vi rimetto la parola al nostro Luca. Vada, signor Luca. Ragazzuoli, buon pomeriggio, è che oggi baciato dal sole proprio, guarda, guarda. Guarda, guarda qua, guarda, mamma mia, è da me è praticamente estate, se devo dirvi la verità, è praticamente estate, siamo in estate. E bentornati ragazzi, bentornati a tutti, ritorniamo dopo la magnifica live dell'Hunter Connect di ieri, che devo dire è stato un vero e vero successo. In alcuni momenti abbiamo toccato le 400 persone, noi tutti lì increduli, perché comunque vedere la community attiva tutte in un unico punto, eravamo pressoché che contenti, soprattutto per tutte le persone che sono entrate per aderire all'Hunter Connect. L'Hunter Connect che andremo a rivedere, e soprattutto chiunque di voi non fosse entrato verrà invitato, assolutamente sì. Vi ricordo che potete invitare anche voi stessi, quindi a vostra volta potrete invitare tutti quelli non presenti nell'Hunter Connect, e amici o quel che so, quello che vi pare. E comunque sia niente questo. Ci tenevo particolarmente a ringraziarvi per la cosa, per esservi presentati ieri, per esservi collegati in modo così presente. E nulla, cari. Si va.
Sì, va, io passo già nella schermata di game, perché c'è il buonale. C'è il buonale da qualche parte, l'ho mollato, credetemi. Da qualche parte l'ho mollato, non so dove l'ho mollato, ma credo che da qualche parte l'ho mollato. Ok, la schermata, già la musichetta. Ok, a posto. Perfetto, questo ci siamo. Ok, questo sintonizzato. E il buon Zaguardo dovrebbe sentirsi, credo. Adesso, signorale? Buon pomeriggio, ragazzi. Ci sta. Vi ho detto che ci stava il buonale. Io ero già Ok. pronto. Era già pronto? Ma? Eh sì, Va, nel senso va. che stavo aspettando il momento, però c'ero già. Ho Ah, fatto. vabbè. Sento la mia voce, non è che mi ha la live aperta, signorale. Ora la Ok. sente? Ok, no, ora adesso. Sento la musica della lotteria perdente. Ormai della lotteria si perde soltanto. Sono abbastanza sconfitto da questa lotteria. Voi vincete costantemente, io perdo. Purtroppo va così. E comunque, dai, ditemi un attimo. Ieri vi è piaciuta la live? Tutti quanti credo siete entrati nell'Hunter Connect. Mi ricordo Doni. Mi ricordo Araldis. Forse Ciccio non è entrato nell'Hunter Connect ieri. Comunque oggi mo vi faccio vedere qualcosina. E vi invitiamo. Allora, pronti a rivedere il volto soave di Ale? Aspettate che devo trovare. Ecco, oh, ci siamo. Perfetto. Schermata game mia, schermata game su Ale, abbronzatissimo, come al Come solito. sempre. Un Carlo Conti incredibile. Lei è proprio Carlo Conti, non so che dire. Non so che dire. E va bene. Dunque. Non mostri Ale che scappano tutti. Ma Ale è il vero volto. Ma cosa mi sta dicendo lei? Chi non ha potuto può farlo tranquillamente oggi. Infatti, ragazzi, chi di voi non è potuto entrare nell'Hunter Connect può entrare adesso. Luca, fai vedere come si crea una lobby. Sì, soprattutto volevo fare una piccola premessa, perché magari uno dice, sì, ma io ieri non ci sono, non c'ero, che cazzo è sto Hunter Connect e tutto quanto. Allora, ragazzi, come ben sapete, su Monster Hunter Rise è possibile creare delle lobby da 4 giocatori mediante un link che è appunto il Connetti Cacciatore. Questo Connetti Cacciatore ha un numero infinito di lobby che si possono creare per quel determinato Connetti Cacciatore. Ragion per questo ho deciso di creare, tramite la collaborazione di tutti gli streamer e i content creator, un Connetti Cacciatore nostro, italiano, chiamato appunto Italians Hunter United. Non ci sbagliamo come oggi, Ale, che poi facciamo le figure di merda, per cortesia. Io l'ho corretta comunque, non vorrei essere, però. E no, appunto dico, non ci sbagliamo, intendevo me. E ragion per cui chiunque entra a far parte di questo Connetti Cacciatore può invitare altri e collegarsi alle lobby. Infatti, se noi adesso andiamo qua e andiamo a giocare online con Netti Cacciatori, Italians Hunter United, vediamo già che ci sono ben 5 stanze per un totale di 6-10 persone, più o meno, giù di lì, che hanno creato appunto queste stanze mediante il nostro Connetti Cacciatore. E ragion per cui io adesso ne creo una stanza. La cosa importante è ricordatevi di mettere qualsiasi lingua perché è importantissimo. Nel Connetti Cacciatore mettiamo appunto Italians Hunter United. Noi mettiamo la password perché voi praticamente che siete in live avrete accesso alla password per poter entrare nelle mie lobby. Ma nel momento in cui diciamo non ci saranno persone che devono entrare, leviamo la password e quindi potranno entrare praticamente tutti. Ciao carissimo, buongiorno. E quindi nulla, io metto la password. Se siete già iscritti al Connetti Cacciatore, vi basterà mettere la seguente password. Come messaggio, o come obiettivo, perché secondo me bisogna inserirla sta roba, io direi di mettere. Che ci mettiamo per far paura alla gente? Mettiamo il Lagombi. Metti. No, Il Lagombi. Fa no, no, paura alla peggio. gente il Lagombi. Qualcosa Di di peggio. peggio, cos'è? Il Volvidon, che devo mettere? Metti il. Com'è Ma no, ma. Aspetta, che si chiama? Aspetta, ci sono. Sto elaborando. Sto. Per citare Clamettero il Barrot. Per citare Clametero il Metti Barrot. Zoro a Tipo. Magteros. Ma. Ma come Zoro Magnus? Missioni evento, missione arena, caccia uccisione. Ecco, così a tu. Allora, messaggio scriviamo: cerco esperti, Madonna, cerco aiuto. Cerco esperti. Offro aiuto, missione con calma. E
chattiamo, mi piace. Già solo questi messaggi mi danno un senso di appartenenza. E infatti adesso ci faccio la foto, la mando al buon Clady Square, che è giusto che la veda. Aspetta, 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 dove sta? Dove sta? Ok, l'ho trovato, il buon Cla, perché dobbiamo mandarla a Cla, ecco qua. Toh. Ok, così almeno ci facciamo due risate. Che ieri in live faceva finta di voler fare un Barrot per poter spiegare come funziona. Non c'è cerca speedcart, peccato. La password che andremo a mettere sarà una password molto complicata. Esattamente 4567. È una password molto ma molto complicata. Ok, e niente, così si crea la stanza è creata. Chiunque ha l'accesso al connetti cacciatore degli Italian Center United può entrare mediante quella password. Tutto qua. Molto easy, dovevi mettere il Narga, no vabbè, il Narga ormai è diventato un dolce bambinone. Non è un problema, il problema sono solo appunto quei mostri di merda che, come Volvido nella Gombi, ragazzi, sono delle vere piaghe uscite un po' non so come, ma sono delle vere e proprie piaghe. Per me è il Teostra la piaga di questo gioco. Addirittura il Teostra, sì, sì. Dire. Allora, io ho fatto questo arco fuoco, questa bellissima build arco fuoco, e vorrei provarlo. Il Teostra. Ora, quale mostro è debole al fuoco? Il Ghost Arag con l'arco, un po' me, forse. No, è molto buono con l'arco, però si usa Lancernat di solito. Ma no, io vado con quello del Ragna, uno si fa di arco, subito. No, aspetti, signor White, si fermi! Si fermi, signor White, non accinga. Aspetti. Aspetti, signor White, aspetti. Se bon. Devo organizzare effettivamente meglio un attimo i comandi di questa. L'ID via. Dov'è l'ID? Me lo so perso. È stato cancellato. È sparuto. L'ha cancellato Andre. Ah, l'ha cancellato Andre. Ok. Ciao White. Ieri eri presente all'Interconnect. Signor White. Era presente ieri al stream sul canale di Spike per l'Interconnect? È stato invitato. Meglio, forse è meglio dire, è stato invitato nell'Hunter Connect. Lì ha avuto accesso a tale potere, a tale privilegio, a tale maestria, ecco. Chiamiamola come viene. Perché qua dobbiamo cominciare tutti a fare la stessa cosa di invitare nell'Hunter Connect. Signor White, risponda! Dove mi è finito? Forse può venire... No, non l'ho visto ieri, mi sa che non c'era. Mi sa che non era presente nell'Underconnect. Vabbè, non lo sento, quindi nel momento in cui lo sentirò ne riparleremo. Ieri non c'ero, quindi non so di cosa sta parlando. Vedi? Perfetto. Ok, allora, White, è stato aperto un Underconnect. Ok? Il connetti cacciatore, va bene? Il connetti cacciatore. Questo connetti cacciatore è reso disponibile da tutti gli streamer, tutti gli utenti. Potranno accedere a questo connetti cacciatore e servirà per creare un numero infinito di stanze marchiate a livello italiano di Monster Hunter, ok? Ragion per cui, se tu volessi entrare in questo momento, ti inviterei subito nell'Hunter Connect, così tu stesso potrai invitare altra gente o comunque collegarti alla stanza mediante l'Hunter Connect, perché ora servirà praticamente solo quello. Anche se non ho Switch Online, no Dark, mi dispiace, no. Ragion per cui io ti do l'ID della stanza... Con tanto di password, White, entra e ti do l'Hunter Connect. Ti fidelizzo a questa fantastica iniziativa. Vi ricordate tutte che è stata creata praticamente una squadra, appunto su Twitch, se vedete in basso, dove c'è il mio nome, l'Italian Center United, che praticamente molti streamer si sono messi sotto un unico punto, e infatti siamo... Bellissimi, devo dire. Fantastico avere sta roba che ti giri e trovi praticamente la pagina di tutti gli streamer. È bellissimo. È veramente bellissimo. È veramente stupendo. Veramente, veramente stupendo. Aspetterò. Dark, purtroppo non puoi. Cioè, è matematicamente impossibile fare una roba del genere. Ora io vorrei capire se White è entrato. È entrato. Allora, White, accetta il comando, d'ora in avanti sei il benvenuto nel connetti cacciatore. Hai già mandato l'invito? Sì, già fatto.
Io in 3 giorni sono arrivato alle 4 stelle senza saltare missioni. E io in uno forse. Come? Forse in uno, forse meno, non lo so. C'è stato. Quando ho iniziato sto gioco, vabbè, mai ho fatto schifo come con l'update. Con l'update ho fatto veramente schifo. Madonna, se ho fatto schifo con quell'update. Vabbè, l'hai finito. In una sera. Nella notte. Nella notte, nella notte. Ora io non so questo qua che fiale ha sto arco. Fammi vedere. Potenza, immagino. Ha sia sonno che fatica che potenza. E niente, quindi direi che trasferisce oggetti. Ho le fiale sonno, forse sì, forse no, chi lo sa. Non lo... Dove cacchio stanno le fiale? Eccole qui, ma le devo creare. No, non dire, me le devo comprare. Le puoi comprare. Mi devi far spendere soldi per le fiale sonno? Non si... Vabbè, veleno, ok. Potenza, mettiamo, scusi. Vabbè, le fiale sonno dovrò... Attingerò alla forza infinita. Vabbè. Sta figata. Mi puoi guardare il set per vedere come mi mancano 2 gioielli da mettere, però. Aspetti. Elenco giocatori. Lei è il signor Dark, ok. Ha una build... Aspetti io, però. Guardo l'equipaggiamento. Prima martellozzo. Va bene, martellozzo. Ha il 51% di affinità... Che ecco, punto debole è il gatto, arriverebbe a una roba molto più elevata. Aspetti, che cos'è? Che notte eterna. Notte eterna è del Narga. Mi sembra di sì. È del Narga. E allora, guarda. Del Narga, secondo me concentrazione lo puoi levare. Io non l'ho messo perché lo reputo altamente inutile, devo dirti la verità. E bonus critico e punto debole servirebbe portarli al massimo. Sicuramente servirebbe portarli se al vuoi, massimo. Se vuoi puoi far vedere la build che ora, che è quella del Narga. Se vuoi posso far vedere la tua build, ma hai fatto quella mia? Credo sia simile alla tua. Guarda. Okay, sì, è molto molto simile. È praticamente quella. Io l'ho fatta così. Forse tu sei riuscito a mettere tocco del maestro 3. Io non mi ricordo quale ho messo, aspetta. Scusi? L'arco del Narga si può vedere? L'arco. Eh no, io tocco del maestro 2 okay. Perché non so che cosa io abbia in più di te. Se ho qualcosa in più di te non l'ho visto. E comunque questa è quella che ho fatto io. Bonus attacco al 7, bonus critico, punto debole, battitore, ruba resistenza, filatura, tocco del maestro, angelo custode, forza latente, guardia offensiva e bonus difesa. Invece la tua... L'ho tolta, tua... aspetta che l'ho tolta. No, mi esce ancora... Ah no, ok, è cambiata. Allora, aspetta che la rimetti. Ora ciao Lisa, benvenuta. Ci sei? Sì, l'ho rimessa. Salve Lisa. Praticamente io. Tu hai tocco del maestro al 3, io ho aggiunto affilatura veloce fondamentalmente. Ah, è perché ho pensato tanto se hai Master Touch non ti serve. Non lo so, ce l'ho fatta comunque. Sì, hai ragione, è così che va. E così come va. Comunque, capito, White, dovresti un tantinello sicuramente alzare bonus critico e punto debole, perché il martello del Narga ha il 45% di affinità. Più il 50% di punto debole arrivi al 95%. Vabbè, col gatto puoi fare casino, ma bonus critico al 3 ti cambia i danni di parecchio, soprattutto per gli attacchi potenti. Ricordiamo che aumenta del 145%, che poi la percentuale sarebbe in realtà, credo, del 1,4, tecnicamente, come moltiplicatore. Oh, anche Mary, salve, tutti qui siete? Tutte qui mi siete. Ma Shadow, chi è lei? Da dove mi è? Questo dell'Interconnect si entra così. Ma che figata l'Interconnect. Mi scusi, ma lei chi è, ombra venuta dal passato? No, non ho idea di chi sia. Ma chi è lei? È della live, non è della live. Ma chi è? Dando viene? Chi è sto pazzo? Qualve? No, ora poi c'è la password, quindi è impossibile che se è in live sicuro. Eccolo qua, Shadow. Infatti. Chi è? In chi chat è? Shadow what? Ah, ciao caro, ciao, benvenuto. Facciamo prima questa missione e poi facciamo la tua, se ti va. E non ho capito, stavo lì che dicevo mala, beh, lì comunque è fighissimo l'Interconnect, come c'è questa armonia, questa sinergia, io l'adoro. Bene, allora adesso vi faccio vedere come si carta con l'arco.
Io seguo in silenzio, ma ci sono. Quindi lei, diciamo, è una lurcatrice seriale, se possiamo Signor dire Luca, così. se vuole un consiglio per cartare bene con l'arco, lei deve sparare sempre tutti i colpi e finire la stamina e poi aspettare che gli arrivi il pugno in faccia del Gosarak. In quel momento lei cartirà sicuramente. Ok, io ci provo. Mi sembra doveroso. Dov'è Ciccino? Vedi qua. Scusi, permesso, buon salve. Siamo della Dodo Hunters TV, famosa affiliata dell'Hunter Connect. Non so se conosce. Ecco, mi scusi, dove sta? Qua va, ma c'ho sta build arco. Parliamone subia, eh? Con lui credo siano meglio i normal comunque. Vabbè, ma lei deve per forza darmi fastidio. No, Cioè, no. io quest'arco mi sono fatto, me lo faccia usare. Io Se non stavo dando un canta due consiglio. volte, gode solo a metà. Ha ragione. Cioè, io mi sono fatto quest'arco con tanto amore, porca miseria. Me lo Mi. sono fatto con Eh? tanto amore, ma me lo faccia fare. Ma. No, non dire. Attenzione, qua bisogna innanzitutto. Oh, vedi i danni che escono comunque? Non dire. Non dire, Goss. No, Issa che la. Mamma mia, il Moi. Vabbè. Giappo, levatevi proprio. Mamma mia, il Moi 2. Vabbè, ma ormai. Proprio Giappo, levatevi, eh. Giappo, levatevi. Non dire. Lo faccio pure. No, mi ha preso troppo veloce, minchia. Ok, dovevo potenziarmi i danni con l'arco, cosa che ancora non ho fatto. Scusi, posso potenziare? No, costa 2. Ma perché l'hanno messo che costa 2? Proprio a dare fastidio. Ma voi con i pierce attaccate dalla distanza, vedete? Moi! Non è vero, mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. Era un finto muoio quello. Ho subito un dolore. No, non dire. Stai buono? No, 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 non faccia le zozzerie che siamo in là. No, Guarda come ma lo sto l'arco è tenendo fermo. Lo sto facile. tenendo io fermo. Madonna, l'ho distrutto. Sono potentissimo. Mi sa che non sto toccando la parte critica. Mi sento un attimino un po'. Ecco, infatti adesso faccio danno critico. Allora, la parte Non critica dica. sono le Non zampe dica. Non e la dica, l'ha testa. detto. Ma lei ha proprio. Eh? Buongiorno, Mattia. Salve! Buongiorno, salve, sono della Dodo Hunters TV, conosce? Siamo famosi ormai. No, non dica. Da notare i miei danni. Ah, stordito? Ne approfitterei per avvelenarlo. Lo avveleno con grande amore, guardate. E dite, si è avvelenato? Dopo 10 anni? Non dire! Mi ha fatto malissimo. Si è avvelenato! Cazzo! Aiuto! Aiuto la mamma! La mamma, la mamma. La mamma del Goss, grande imburratrice. Noi lo ricordiamo sempre. Non dire. Allora, dicevamo. Dobbiamo farci l'arco dell'Anjanath, quindi. Meglio fare i normal. Ma noi lo accettiamo per quello che siamo. Ok. Salve Yamisuke, buon salve, eh. Buon salve. Buon salve Yamisuke. Dove è andato? Dove è andato? Dove me l'avete qua? Ok, ora mi posso buffare e diventare potente. Vi do un buff di affinità generale perché vi voglio bene. Ma quella non è affinità. Ma Zitto, non dire, tu fai finta che dici così. Fammi fare bella figura. Da notare il Moi, incredibile. Non dire! Mamma lo mia, la so, non schivata! mi ha colpito, non è vero. Non è. Ma infatti, cioè, io ho schivato eppure mi ha preso. Questo gioco è una truffa. Questo canale non lavora col favore delle tenebre, signore! Non. Eccolo là. È cartato. Tutto lui, io c'ho l'arco del Nargamento. Non dire! Ah, mamma mia! Aiuto! Aiuto! Mi ha preso! Aiuto! È il suo turno, Aiuto! Mi signor Luca. tremava! Vada, Mi cazzo. tremavano. Mi tremavano i malleoli! Aiuto! Ho avuto tanta paura! Non si fa così, maledetto! Maledetto! Oddio, l'infarto! Al telegiornale uscirà famoso stream. Famoso. Streamer muore durante una live causa arco della Ragnar Kadachi.
Dov'è? Guardate adesso che faccio! Incredibile! Bravo, potevi anche evitare di fare questa cacata. Guardi, per quel passo mi sono preso un blocco di ghiaccio in faccia. Guardi, l'ho rotta io! L'avete visto che l'ho rotta io, eh? Non lo so, mi sembra falso. Mi spacco proprio. Guarda, l'ho spaccato. Non dire, non dire. Non dire, vado. Mamma mia. Il mui. Mi era finito il... Non dire, I love you forever, I love you forever, I love you forever. Non dica sempre le solite cose. Ti ricordi, meglio una pannocchia oggi che un dottore domani. Lo faccio cadere, lo faccio cadere. Ma come lo faccio cadere? Niente, le schivate comunque non avvengono. Io ci provo a farle a tempismo, ma... Non sono come i counter, ovviamente, dell'LS. Bellissima arma che, oltretutto, secondo me bisognerebbe utilizzare solo quella vita, però. Guardalo come mira me! Vada, vada, la... uccida, uccida. Non è vero. È caduto, l'ho fatto cadere io, eh. Non lo so. Sono stato io l'artefice di questa caduta. No, come sembra falso, non dica. E vabbè, ma sti urli. Com'è che si fa il counter del martello? Vabbè, ma due di fila però. E beh, due ne fa. E vabbè, ma non si fanno. Cioè, io ma sto anche senza cure, senza niente. Per usare quest'arma un po' me. Quanto mi ha dato il gatto di affinità? Riesco a vedere prima di morire? 30. Ok, mo' incredibile, non da so. Sempre 30. Comunque è morta. Ma rompiamogli il cucuzzolo. No, non di... Madonna, fra... fuggo. Non sono morto io. È morto un altro. Qualcuno ha preso il suo posto. I love you forever, Ghost. Addio. Uccido. Aspetti. No, non uccido. Non è vero. Guardate come l'ho decimato. Sta scappando. È fuggito, vabbè. Che dire? Che dire questo dodo? Che dire? Questo dodo è l'anima della festa. Non è proprio scarso, come? Ma lo catturi piuttosto. No, perché catturarlo? Possiamo ancora fallire la missione. Sai, capito, non si vedono, sono un po' troppo... Berserker, carissimo, sei nel posto giusto, certo. Certo, certo, certo. Sei nel posto giusto. Sì, adesso che si libera un posto, provvediamo con l'Hunter Connect. Tranquillo. Mi fate fare il wake up? Glielo faccio io. Glielo faccio come io. Me lo faccio fare, per favore. No, me l'hanno già rubato. Mi spiace. Vabbè, lo uccido. È anche io sbagliato. Per... Vabbè. Lo uccido io così. Guardatemi. Guardatemi, lo uccido. Niente, l'ha schivato. Ha schivato anche il mio colpo. Non dica. Non dica. È morto. Vabbè. Ripperone. È così, perché un governo dodo è un governo sicuro, ricordatevelo sempre. Voglio le magliette alle fiere con questa roba. Governo dodo? Sì, devo chiamare Giustino. Ma come Giustino? Giustino è il mio... come si dice? Il mio... aiutami, il mio stilista. L'adottino. No, no, è il mio stilista, mi deve fare la maglietta con un ma dodo. Ma è quello del cane? Appunto. No, mi scusi, ma... Giustino il cane, quello di leone che ne si fa, no? Scusami tanto, Chico. Allora, se una persona è importante come me diventa streamer, ok? E questa persona, diciamo, ha un discreto successo, ha bisogno di gente che lavorino per lui, tra cui stilisti, maggiordomi, eccetera, eccetera, ok? Per cui... Non ho capito. Però deve essere famoso, appunto, scusi. Lei non è mica famoso. Come? Ma? Però, scusi. Aspettate un attimo. Mi fatemi vedere sta roba. Ah, ciao Funky, benvenuto.
Che cosa è scritto? Luca, domani mi arriva la Switch Standard e inviti anche me. Ah, quindi ti sei ordinato la Switch Standard. GG. GG. Allora, vediamo se riesco a fare un GG. Attimo. Ragion per cui. Ragion per cui. Vi ricordo finalmente in atto l'Hunter Connect. Vi ricordo la squad Twitch Italians Hunter United. E niente. Così, ormai non so che dire. Hai venduto la Lite? Oh mio Dio. Grandi acquisti. Signor Shadow, vada. Vada, che missione mi mette? Ah, Barrot. Adoro! Sei il mio nuovo mito, Shadow. Sei il mio nuovo mito, ma sei un grande. Adoro, adoro, adoro. I sogni del Dota. Adoro, adoro, adoro. Giustamente ha visto la squadra e c'ha ragione. Che dicevi di usare il pad PS4? Ovviamente sì. Ovviamente. Ciao carissimo, benvenuto anche a te. Cosa soffre allora il Barrot? Che li fa? No, il Barrot lo devi prendere a martellate. Di che cazzo stiamo a parlare? Signor Luca. Martello del Tigrex, ah, che è la migliore build che ho. Dici? Dici quindi martello? Non so, io il provo. Barrot lo devi prendere a craniate, che gli devi spaccare la testa. Sennò che fai, scusa? Provo con Narga, voglio vedere la differenza. Ma va bene, ma va bene. Signor Shadow è un grande. Lei è un grande, io glielo dico, È un grande, glielo dico. Cosa ho fatto? Cosa è successo? Perché sono finito qui? Ma mi scusi, ok, andiamo. Ma io gioielli non ne ho messi più a fare. Chiedo per un amico. Talismano. Talismano, non li ho messi più a fare. Vabbè, potrei utilizzare le gemme del Teostra. Com'è? No, ti servono, Lu. Devi fare ancora decorazioni, mi sa. Che decorazioni devo fare del Teostra? Tutte. Io provo. No, non so, se devi farti tutta l'armatura ancora. Ma uno streamer di successo come me non dovrebbe avere gente che droppa per lui, mi scusi. No. Non lo so, io chiedo per un amico, Non lo so, mi sembra proprio di no. Ok, va bene. Allora, arrivo, ho messo a fare tre talismani giusto per vedere la merda che dropperò, mi scusi. Andiamo, metta pronto, però se fa così. E io mo parto, chi rimane fuori? Ma non è lei che parte tanto. Vedi la adesso. Mi è venuta la quacquaccia. Ma tanto mica la parte lei, mi scusi. Porto fuori a tra poco. Come Coco? Coco, il porta cane. Porta fuori Coco a tra poco. È bellissima sta cosa, credo che sia uscita. A prafoco, che è impazzita Mary. A prafoco. Sì, a fracoco. È bellissimo, ok, ci sta. Salvatore! Salve! Bella, salvo. Allora. Salve, salve, Barrot, salve. Giusto? No, sì, il Barrot. Non so, allora, sono ragazzi, il live stream, alzate la mano chi non è, che non è entrato nell'Hunter Connect, per cortesia. Io. No, non faccia, per favore. Ma... Scusi, lei è molesto. Sì, Luca ha giurato, assolutamente sì, tranquillo. Dov'è quel Basarios di merda? Ma non dobbiamo fare Basarios, ma il Barrot. No, ho detto infatti, perché è lì quel Basarios di merda? Ah, ho capito. Dov'è? Dark Phoenix. Allora, Ciccio deve essere invitato. Molto, molto bene. Ma io perché ho il martello fatto così? Signor Luca, mi ricorda come si passa... Niente, ce l'ho fatto, ho imparato. Io per pensare a lei ho fatto una cacata col martello, mi scusi. No, l'avrebbe fatto ugualmente, non si preoccupi. Ma come? Ma? Non dica. Gli rompa quella testa con una botte di martellate. E si è spostato. Non dica, non faccia il Barrot fuffolo. Sì, un Barrot nuovo. Ma perché mi mena queste botticelle così? Ecco, è mio! Nulla potrà fermare questo attacco! Io l'ho detto. Poi la gente dice, no, ma tu dici cazzate. No, ma tu sei scarso. Ma sei uno speedcart. Ma chi cazzo mi ha fatto volare? Ah, forse ero io. Lo so. Non è colpa mia se è scarso e vola, ma... Ma guarda le botte che gli meno in testa, guarda. Ma guarda, guarda. Ale, sì, vabbè, Ale crede di essere un fire, ma in realtà... No, non sono un fire, sono in acqua, altrimenti si spegnerebbe, non credete? No, ma...
Ragazzi, in realtà Salvatore, vi dico la verità perché mi sembra corretto dirvelo, insomma, del perché Salvatore è stato un po' assente in questo, periodo. Allora, come ben sapete, Dodo Hunters TV stanca dei suoi moderatori, sempre infedeli e in costante aumento soprattutto, ha deciso di mandare Salvatore a ricercare nuovi talenti, andato soprattutto nell'Europa dell'Est, e niente, adesso mi ha mandato una lista ben dettagliata e appunto stiamo per assumere nuove leve. Il conte Vladivado. Ah, ma chi è che mi ha fatto volare, maledetti? No, io non so niente, non ho no, niente. No, non eri tu, infatti, no. Perché i nuovi talenti devono essere talenti che ancora non hanno, perché diciamo un po' tutti voi siete marchiati dalla maledizione del tradimento. Quindi fondamentalmente non dire bar. Ma non dire Barrot, è un nuovo programma TV, non dire Barrot. Non dire Barrot, ma lo sai che mi piace? Attenzione, si rotola. Rotola. Quando gli spacco la testa, poi ne riparliamo. Ma se sei volato? Non dire. Riccardo, beh, la testa adesso salta, non è vero, lui però salta. Oh, quella testa non si rompe, è incredibile. Non so perché, deve essere che qualcuno non sta colpendo, è colpa di Luca sicuramente. Ma se io colpisco solo la testa? Non lo so, mi sembra falso. Non lo so, Rick, ma io gliela voglio rompere. Quindi adesso attiverò la mia tecnica segreta. Trappola coperta Jumanji. Ma lei è sicuro di averla messa quella trappola? Perché io non la vedo. E lei non la vede perché è un po' me. Ma vede che si è rotta la testa? No, era la coda. No, non dica sempre queste imprecisioni. Va bene, gliela rompo io. No, ma se no, ma c'è la trappola lì. Non faccia cazzate. E sta anche morendo. Scusi. Quindi non credo si romperà la testa. No, mo gliela devo rompere. Venga. E niente, se ne vai più veloce di me, sto merdone. Ma la coda non la prendi? La lasci lì per i posteri. Sì, sì, perché poi questi nuovi talenti andranno a sostituire i nostri vecchi moderatori, tra cui Ale, tra cui Andre, tra cui Salvatore. Insomma, verranno tutti sostituiti, essendo di una certa età, quindi incapaci di tener testa a un pubblico giovane, abbiamo deciso appunto di buttarci su nuovi talenti. Perché poi sapete la demenza senile, cioè la vediamo già su Luca come... No, scusi, come? Ma... Non dica... L'ha appicciato. L'ha acceso, ma... No, perché c'è finito il... Questa è la giusta. Niente, punizione. Ma è andato via di nuovo. Vabbè, ora scappa di nuovo. Fermato! Non ci credo tu. Oh, e ti stai fermo, macaco di merda. Certo, sto morendo per il basale. Ho ripreso la scena da dietro. Ciao Crystal. Il banner più veloce del West. No, no, penso ragazzi che bisogna avere un attimo una vedata della fresca. Sento troppi tradimenti nei miei confronti, quindi mi dispiace. Devo cercare altro. Devo cercare altro. Rompetegli la testa! Cosa fa? Niente. Ha ucciso col colpo finale. Sento che la testa è andata prima di tutti gli altri. Ok. GG. Allora, io volevo mettere... Cosa deve mettere? E la chat a schermo grande in alto, così non mi devo incasinare in basso. Che sono un po' ciecato io. Ti accinga al lavoro.
infatti. Bravo Ciccio. Bravo Ciccio, tu sei l'unico che rimane sempre con me. Bravo. Bravo Ciccio. Bravo. Ma scusate, ma voi sapete che il mio Ciccio off stream mi ha fatto un tier 3? No, come quegli altri moderatori inutili, ma... che lo fanno solo per farsi vedere. Il mio Ciccio off stream ha fatto una sub tier 3. Non le tier 1, tier 2, le tier, una tier 3. Parliamoci chiaro. Signor Ciccio, mica, grazie mille. Mica lo faccio per farmi vedere. Ben rivenuto, come stai Zaffiro? Inoltre un anno che ci conosciamo adesso. Davvero un anno, bellissimo. Bellissimo. No, io ho preso una nota per lei, ma come? Si è fatto anche beccare. Ma... come la nota? Un po' peggio questa cosa, un po' peggio. Un po' peggio. Un po' peggio. Dunque, al mercato ci sono i saldi, è il momento di droppare una statuetta. Sì. Super premio? Vabbè, ma c'è la trappola. Se non prendi il super premio con la trappola. Il talismano invece, critico elementale 2, 2 slot da 1. Battitore, angelo custode, ma bellissimi questi amuleti, sono uno più bello degli altri, veramente complimenti, complimenti, complimenti. Mi scusi l'ambulanza, purtroppo non la posso comandare. Bene, signor Dark, vada. Ragazzi, facciamo questa, facciamo un'altra, poi mi entrano Ciccio e Berserker, che vi invito tutte e due nell'Hunter Connect. It's okay, messier? 4 missioni a testa, come sempre, come sempre. Vada, Dark. Mi sa che abbiamo trovato un nuovo Dada Araldis Scipione. Dice, no. Mi sembrano tutti abbastanza veloci, a parte le... Oh mio Dio, Rathalos Apex. Lo finiamo l'anno prossimo, questo. Come la va? Male, Riccardo. Male. Dopo tutte le cose che ho detto, che tu mi dici ancora che sono... che non sono fedele. Ma infatti lei non è fedele, lei è Ruggero. Mi scusi. Aiuto, che battuta. Aiuto. Non dica però. Allora, faccio uscire la chat che arma devo usare. Hanno scritto che devi usare il falcione. Non l'ha scritto nessuno. Scusi, c'è... Ciao Vulcano. C'è il coso scegli arma? No, non c'è più. No, non c'è il coso scegli arma, scelgo io per te. Devi utilizzare, vedi, Insect Glaive, vedi, tutti lo stanno scrivendo. Ciccio, non andiamo d'accordo così. Allora Ciccio ha fatto una tier 3, comanda quasi il canale, va bene? Quindi se dice che lei deve usare il falcione, deve usare il falcione. Lo faccio solo per se dice che lo deve fare da bendato, lo fa bendato Ale per me. Non posso. Ti bendi? Non posso, non ho letteralmente niente per bendarmi. Vabbè, allora facciamo così, 10 sub e Ale si benda. Con un calzino, con il calzino che ha addosso. Se cancello il tuo primo Diablo, sprega, innanzitutto perché serve. E soprattutto, no, a parte gli scherzi, se vai già di un'arma ghiaccio lo distruggi, Signor Luca, può spiegare a Riccardo come funziona l'Hunter Connect? Allora, per fare questa cosa mi devo spostare nella schermata di Just Chatting, perché devo essere un tatinello romantico. Allora, signor Riccardo... Salve. Allora niente, l'Hunter Connect è la connessione creata da tutti gli streamer e content creator italiani di Monster. La maggior parte, non ci sono tutti purtroppo. E una volta che si è uniti a questa cosa, si ha la possibilità a questo punto di entrare in un, in un numero illimitato di sessioni che si verrà a creare con questo link. Praticamente chi ha 1x, in questo caso Spike, crea appunto il link dell'Hunter Connect. Ok, invita streamer, content creator, eccetera, eccetera. A loro volta loro invitano altri che invitano i loro utenti. Gli utenti invitano amici, zie, parenti, nonne. E praticamente loro, tramite il gatto, possono accedere a tutte le stanze create con questo Hunter Connect. Ok? Quindi se siete soli, non sapete con chi giocare, ma siete iscritti all'Hunter Connect, basta che entrate lì, easy peasy, Desmond Quisi, e avete risolto i vostri problemi. È praticamente delle lobby infinite di Monster Hunter Italia. Ecco qua. Sto cacciando... ho solo spadone Narga. Allora, vabbè, se vuoi ti diamo una mano. Se vuoi Vulcano ti diamo una mano. Perché noi non siamo come
i miei moderatori che pensano solo a loro stessi. Noi, Ma... io e Ale, aiutiamo la Ah, gente. ok, non era riferito a me, perfetto. Allora va bene, puoi insultare chi vuole. Ma come chi vuole? Dopo posso giocare. Ciao Dada, sì, c'è un po' di gente in lista, ma si può Ragazzi, giocare. possiamo chiedervi la cortesia di riscattare il giochiamo insieme, così abbiamo una lista Sì, allora di chi arriva. praticamente c'è già Ciccio e Berserker che devono entrare. Ciccio e Berserker che devono entrare, già abbiamo col giochiamo insieme. Ok, sono andando un attimo a vedere. Ciccio, sì. Sono loro due che hanno il giochiamo insieme. E poi. Cioè, non so dove devo andare, ma cosa devo mettere? No, ti dobbiamo invitare. Devi essere invitato. Devi trovare qualcuno che ha l'Interconnect ed essere invitato. Esatto. Tutti i mostri in solo per imparare al meglio come giocarlo. Va bene. Va bene, va bene. Un ottimo pensiero, come si dice. Allora Davvero un abbiamo ottimo pensiero. status, cannone e bomba bambù. Quindi mettiamo Chi subito i è che ha cannoni. status cannone? Bomba bambù. Bomba bambù. Mettiamo subito i cannoni a questo punto. Fermate i gatti, così non ci Sì, rubano la fermate quella precisione. merda di gatti. Ok, io sono pronto. Prossima live H24, la madò. Ma una Con bomba bambù calma, qua con vi fa calma. schifo? Ah, non le avete messe? È lei che deve metterle, non noi. Ma guarda un po', questo Luca. E già la guida sui gatti, no? La dobbiamo realizzare, ragazzi. Ma mi ha fatto malissimo. Madonna, il bouquet. Iniziamo già male questo bouquet. Io questo dovrei averlo paralizzato. Credo, se... Vabbè, ma non lo vedo più. Non mi sembra paralizzato. Eh sì, perché... Il Bisceten fa imburra Pannocchie. dalla mattina alla Eh sì. sera, Proprio che cazzo vuoi? È le un teglie di imburrato di pannocchie. penato. Proprio è un pannocchia. Guarda, guarda, guarda come schiva, incredibile. Ma l'hanno ucciso. 3 ore a paralizzare. Basta, non lo paralizzo. Siamo seri, devo impazzire. Ragazzi, usate... Non andate con le armi, usate i cannoni. Dobbiamo fare prima più cannoni. Ok, forse l'ho paralizzato? No? Ok, vabbè, niente. Purtroppo tutto molto me. Ho provato a dargli una... Ah no, ok, si è diventato cavalcabile. Merdoso. Signor Luca, ci stanno sfondando. Sì, l'ho Sembra visto, l'ho brutto, visto. però è proprio così. Non ti preoccupi. Dobbiamo fare ancora tre Perché i uccisioni con i gatti ci cannoni. uccidono i mostri e quando c'hanno uno sputo di vita. No, no, Shadow, aspetta! E niente. E purtroppo è andata male. Ok, fermo, fermo, faccelo uccidere col cannone. Ok, l'abbiamo Forse l'abbiamo preso, preso, culo. ok. Culo, Mancano culo, due. l'abbiamo preso. Ok, però ha dato lo status col veleno, quindi ci sta. Sì, me l'ha già detto, me lo ricorda ogni live praticamente. Ma ci sono gli elementi? No, no, niente alimenti. Mi hanno buttato giù il cannone. Dare una paralisi è un casino comunque. No, è impossibile. Infatti ci conviene fare gli altri. Sta morendo il Basarios? Ah, sto fermo. Uccido. Sì, Ok. portalo un altro a status morte. Lo zinogre, no, lo zinogre è uguale, portalo zinogre a status morte. Guarda quel Bisceten di merda. Ok, in Mi hanno status lo sfondato. zinogre. Eh sì, bello lo zinogre, non è in status, cosa dice? Sì, che è status. Sì, ora sì, ora sì. Quando lampeggia sta per entrare in status, quindi se lo colpisco muore, perché c'è il contrattacco.
Vada, spari, spari. Mi stanno distruggendo, sparo cosa? Mi stanno distruggendo letteralmente tutto, stanno qua tutti quanti. Ok, l'abbiamo fatto, ottimo. Perfetto, allora, bomba bambù. Bomba bambù. Metto qua una bomba bambù. No, no, lasciale dove erano. Lasciale dove erano così... Maledizione. Non toccate questo. Questo Bishaten. Che lo facciamo con la bomba. Dobbiamo però portarlo in status, eh. Ecco, è status. È in status. Ok, non lo toccate, raga. Non lo toccate. Non lo toccate. Anche questo è in status, vero? Sì, perfetto. Se facciamo anche qua, questo. Se viene qua sto... ecco, è morto. Uno fatto. C'è anche questo bouquet da fare. E come lo fa? Ah, con la balestra e l'urlo. Però va fatto. E dai, Puké, non mi dare fastidio. Abbiamo 20. No. Dai, mo, l'ha ucciso il compare qui. Mi è in pausa. Vabbè, vabbè, si fa, si fa, si fa. Allora, vabbè, sì, materiale ma a terra. È molto difficile che li paralizza tutti. È molto, molto difficile. Ci mette troppo. Signore RKD, ma salve! Ma come la va? Il gatto non riesce a paralizzare perché... cioè, il danno che fa status è troppo basso e quindi lo uccide prima. Magda malo. Ma che ho visto il signore RKD, mi sono ricordato che devo farmi una build corn. Giusto, mi ero dimenticato. Ancora non mi faccio una build corn. Anche... devo fare anche quella lanciafucile. Build corno che forse è furia? Non penso che sia ancora il Narga quello buono, ne dubito. Mi sembra Narga... può essere Arturos? Non lo so. Allora, fammi vedere, respingi infligge alterazioni di stato, impossibile. Respingi il Magnamalo, ok, appena esce il Magnamalo facciamo... come si chiama? Io starei un attimo attento qua dietro che ci hanno appena sfondato l'ultima barriera. Quando possiamo usiamo il cannone. Il cannone? Non riesco a trovare la... qua è il bianco, ok, l'ho preso. No, abbiamo finito quelli con cannone, lui non serve. Usare il contrattacco per... per farglielo fare con la bomba bambù. Portiamolo in fin di vita quel coso. Vado a portare in fin di vita questo, così. Così poi facciamo con la bomba bambù. Io sto colpendo col cannone, con la speranza che... ok, in fin di vita. Aspetta. Cioè, manca un colpo, più che altro. Meniamolo. Andiamo. Pochissimo. Metto la bomba bambù qua. Vai. No, però deve essere in status morte. No! Ci si è venuto l'altro basato. Dov'è? È là. Niente. È arrivato il Magnamalo, va sconfitto. Aspetta. Ale, sono in contrattacco, suonano. Aspetta, aspetta. Lo so. No. Facciamo? La bomba bambù si sta ricreando, quindi c'è speranza. Però si deve muovere la bomba bambù, se no ci sfondano. Ok, distruggi bomba bambù. Non l'ha ucciso. Vabbè, no, non senti. È quello. Ok, sono in status entrambi. Ma mo se ci saltano il cancello, eh. No, no, fidati. Fidati se della bomba. Se lo dici tu. No, no, ci sfondano, lo sfondano. Aspetta. Vado. Uccidi sti figli del bottone. Aspetta, aspetta, aspetta. Quello lascialo. Uno almeno. Ok. No, non l'ha presa. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Guarda come se ne vanno. Non l'ha presa, vabbè. E ripperoni. Vabbè, 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 dai. Che era goliardico questo fatto. Sì, no, devo vedere un attimo questi corni. Ma chi ha creato la stanza? Perché non la vedo. Siamo in 4, per quello non la può vedere la stanza. Perché siamo in 4, esatto, perché perciò non la vedi da. E vado un attimo a fare piazza pulita. Uccidiamo il Magnamalo. Lo so, è per quello. Cioè, abbiamo... ok, è in fin di vita il Narga, è in fin di vita il Narga. C'è speranza col Narga.
si muova. Non si muove. Ok? Narga! Ciao, fatta, a posto. A posto, a posto, siamo fortissimi. Va bene. Dov'è andato il magnavado? Ah, ok, adesso via. Ok, qua abbiamo un leggero problema. Ale, sei in contrattacco, li guardi e muoiono. Muoiono. Sì, sì. Specie il basario scremato nella 6 vita. Io sto giocando proprio senza pensare alla stamina o altre cose. Ma metti i fatapò qua, i ciccini, come si chiamano? I wyvern? So. Scusi, sto, fatto, via. Scusi, mi fa usare il falcione, me lo devo far usare, no? Non è che mi mette questi artigli. Non dica. Ok, è andata bene. Bene, tutto sommato. Non è andata come, così male come pensavo. Ah, se vuoi possiamo fare gli artigli wyvern qua, alla porta. Sì, ma con tanto mo io direi innanzitutto carichiamoci il fatapò, che ce lo teniamo per il rato allo Apex. No, non è uno stacco, non vale come è stato Fellunos, lo scoppio. No, ah ok, con loro ce l'hai. Sì. L'arma veleno secondo me è molto utile, tipo una katana, roba del genere. Se avessero fatto vedere quella del Chameleon, magari. Anzi, di farla roba. Ma dov'è l'altro wyvern? Proporrei di mettere una tirata qui. Cos'è una tirata? Perché poi noi... Ma sì, perché noi poi qui li massacriamo qua, vedi? Perfetto, vai. Metti dall'altro lato il cannone automatico dove sto io, la parte opposta. Lì andranno dove c'è il corno e noi li distruggiamo. Sta andando dark, credo. Ok. No. Quando okay. Siete pronti? Sì, sì, ho già messo il video. L'ha preso dark. Vabbè, vabbè. Quindi niente, mi metto una balista a caso. Le baliste mo fanno un sacco di una fracca di danni. È arrivato il Rajango, mi sembra incazzatissimo. Non vedo. Non volevo lui. Ma se prendessi Vajang? Madre, perdonami por mia vida loca. No, perché l'avete già usato? Lo sto io. Ah, conviene aspettare per il... Ma mo lo ricarico, tranquillo. E la testa Angenot, grazie. Però almeno ti sei levato 20 mostri da davanti alle palle. Erano venga carini. A caricare, venga! Venga a caricare! Spaliamo, spaliamo! Carichi, carichi, non tema la morte! Ma è lei che si è fermato perché lei non ha protezione udito. Ma... E imparare la CB! Ah, vabbè, Dada, non penso tu l'abbia creato solo per... Cioè, sai che con un personaggio puoi utilizzare tutte le armi? Cioè, l'hai fatto così a caso? Penso, sicuramente. Oh mamma, ma come ha fatto a prenderci? Vai, vai, carichi! Te ne freghi! C'è il contrattacco, io vado a picchiare.
chi vola di più? Il falcione? Oh, no, credo lui. Allora, Atalos. No, ma perché fai sti urli di merda inutili? Aspettiamo. Aspettiamo. Ma... E non ci sono più. Ah, uno si è salvato perché è cavalcabile. Salve, signor! Non dicame! Perdoname por mia vida loca, signor! Ok, ah, ma madonna, con i perforanti dalla coda è una goduria, vedo. Sulla schiena gli fai i buchi. E anche sulla coda posso colpire. Oh. Questo tasto. Non dica! Non dica che mi serve. Come... Attaccatelo, attaccatelo, non fermatevi, attaccatelo, attaccatelo. Continuate a colpirlo, continuate a colpirlo, malmenatelo. Stanno a fare da ulti. Andiamo a menarlo, andiamo a menarlo. Dove se ne va? Signor! Signor, escúchame bien. Signor, te lasci far. Ok, perfetto. Oh, ma io adoro quanto è incazzato, gli fai certi buchi. Ok? Sono abbastanza stanco, però questa parte mi sembra ottima. Allora, aspetta. Ah, non li ho presi, vabbè. È incazzatissimo. Proprio dove sta Fugen, malandrone. Mo cade, guarda come si fa male con Fugen. Il devasto. Il deva... Mettete maestro Kakashi. Vado io, combo. Vado io. Vada, vada. Vado io. Non è cavalcabile però. Ce l'ha tenuto fermo un po'. Dovrebbe essere in status. Ok. Bene. No, non dire. Dovrebbe essere tipo morto. Aia. Devo prendere gli estratti un'altra volta. Fa un po' cacare. Aia, mi ha fatto malissimo. Però noi l'accettiamo. Ma nel contrattacco aumenta il danno del veleno, per caso? Dovrebbe aumentare tutti i danni, non credo. Però non so dei status come funzioni. Okay. Vabbè, ma quando muoio ho capito sul petto. Gli fai quel 400 di danno, madonna. Gli fai quel 400 di danno, insomma. Ok, bella. Bella, bella, bella.
Ale, abbiamo un numero elevato di gente che vuole giocare. Apro un'altra lobby. Sì, se apriti un'altra lobby, va. Anzi, facciamo così, mi sposto io, che faccio se così senza che facciamo entrare gente così, vediamo un attimo. Allora, aspettate, eh. Allora, il signor Berserker è presente? C'è il signor Berserker, è ancora presente? È ancora tra noi? Sì, da te ti tengo conto, c'è il buon titano, vedo. Good. Guarda quel bel rubino, no, è una sì, Rathalos rubino, mi gusta, la Rathalos piastra. Molto Una bene, sola adoro sacca, tutto. vabbè, bisogna accontentarsi. Ok, quindi fondamentalmente va bene così. Diciamo che ci siamo un po' tutti, un po' tutti. Ok, amuleti di merda. Quindi io ce l'ho. Ok, tu ce l'hai. Perfetto. Chi è nella lobby con te, Araldis? Chi è il lobbato insieme a te? Chi ti si è lobbato? Così vediamo un attimo. Ok, Shadow è uscito. Allora, Dada, se vuoi entra da me, però fatemi capire, ragazzi, cercate di parlare, perché sennò io non riesco a capire dove siete o cosa Ah, fate. doveva entrare Ciccio in teoria, poi. C'era Ciccio che aveva la precedenza di entrare. Ciccio, entra da me, per cortesia. Aspetta, Titano, aspetta. Entra Ciccio. Ok, questo via. Questo via, ok. No, ma si figuri, signor Titano. Questo via. Ok. Allora abbiamo Ciccio che dovrebbe entrare. Signor Ciccio, è presente in chat? Signor Ciccetto? Ma adesso vediamo un Ciccio attimo. caro? Non fuggite. Non fuggite perché poi. Non Eccolo qua. fuggite. Ok. Dove è Ciccio, può iniziare entrato? a entrare. Si intrufoli, please. Si intrufoli. Ok, Dada entra da Araldis, abbiamo detto, e quindi siamo a posto. Ok, chi altro mancava poi? E poi dovrebbe entrare Mattia e Titano. Titano volendo può entrare da Araldis se vuoi, se no per entrare da me devi un attimo aspettare. Dobbiamo levare il VIP and Day secondo me Ah, non c'è il comunque, eh. comando ID. Ciccio, riesci a entrare tramite Vorrei entrare da Araldis, ok. Ok, ma Araldis me? Ma manca il credo l'ID sessione. invita per l'Interconnect poi, eh. Invita assolutamente per l'Interconnect. Allora, la password Ciccio è 4, 5, 6, 7. Ok. Black Zero e Dada. Hai in IDD, non hai l'Interconnect, Titano? Mi Non è sa che non c'era l'Interconnect, ieri, quindi mi sa Titano? che non ce l'ha. Ah, ce l'ha. Sì. E allora sì. E allora ti basta entrare in quella di Araldis. Cerca L9 Araldis. Tramite l'Interconnect, Italian Center United. Ho invitato Ciccio con l'invito del Connect. Accetta l'invito del Connect, Ciccio, mi raccomando. Come no? Scusi, ieri non è stato invitato, signor Titano. Ah, ok, quindi non sei invitato. Araldis pubblica l'ID. O se no, Titano. No, Mattia, allora tu puoi entrare da Araldis. Altrimenti, dopo questa missione, ti lascia il posto White. Altrimenti, entri da Araldis adesso. Titano, la stessa cosa. La precedenza ce l'ha Mattia. Allora, sì, esatto. Araldis, ma metti l'ID con la password qui in chat. Scrivilo un attimo. Scrivilo un attimo così entrate da Araldis e lui vi invita, raga. Ok. Mi sembra di sì, dovrebbe aver funzionato. Sai che prima l'ho visto.
Il bot, sì, ma posso entrare in quella dimostrante? Sì, certo. Certo. No, White, non dire. Se serve lo esci. Sì, tranquillo. Allora, Mattia e Araldis, e Titano, adesso Araldis vi pone l'ID con la password. Voi entrate e vi inviterà nel Connetti Cacciatore che utilizzeremo d'ora in avanti. È l'Italian Hunter Connect United. Ragazzi, potete invitare tutti i vostri amici. Mi raccomando, perché vabbè, noi stiamo cercando di tenere la cosa solo per noi italiani, fondamentalmente. Non è nessuna discriminazione, però diciamo, E se per avere tanti volessimo italiani con cui diventare giocare. internazionale, semplicemente non l'avremmo creata, ecco, perché bastava utilizzare qualsiasi lobby. Assolutamente sì. Ok, ragazzi, Titano e Mattia, entrate in H3K8G8, ok? Bene, invita poi nell'Hunter Connect Araldis, non ti dimenticare. Perfetto, perfetto. Vada Ciccio, pubblichi. Pubblichi la missione, Ciccio. Vada. Vada, Ciccio. Vada Ciccio. No, come ingaggia compagno? Sì, vediamo se c'è qualcuno meta. Non è vero, fanno schifo sti gatti. Ma quello buono ce l'ho. Non... Mi serve forse uno raccolto adesso, buono. Ma tanto ormai che te ne fai di quelli raccolti? Magari che ne sai, un giorno diventano P. Perché io Ok, non fatemi devo sapere se liberare? poi entrano e tutto a posto. Ok, invita per l'Hunter Connect Araldis, mi raccomando. Così, pushalino. Uscialino? E vabbè, allora l'arco tuono. Mira le zampe, sempre le zampe. Mira sempre le zampe. Ragazzi, accettate per l'Hunter Connect, eh? Mi raccomando. Ho fatto una cazzata. Però vabbè, non me ne vergogno. Che hai fatto? Non dire, è meglio non sapere certe cose. Ok, thank you so much. È meglio non sapere certe cose. Signorale. E tanto lo vedo dalla live, no? Ma oggi sono diventato un po' un pro player di arco o sbaglio? No, devo farmi la Switch Axe. Devo farmi assolutamente la Switch Axe. Ti deve fare anche la Gunlance, le ricordo. È vero, ha ragione, ha ragione. Perché non stavi Per il prendendo le vento. zampe anteriori, White? Il vento, quello è un problema serio. Il vento è un po' il problema di tutti. Però comunque riconosciamo che il Cusciale è molto simpatico i cacciatori. Perché ogni volta gli dice: "Qual buon vento ti porta qui?" Ed è il suo vento comunque. Ecco, Luca si è Puoi bannarlo, bannato. Luca. Puoi bannarlo, per cortesia. Con tutto il bene proprio. Effettuati un ban generico. Mi banno. Banno. Non me lo fa usare, panno. Non te lo fa usare. Va bene, vedremo adesso un bravissimo bow user, che sono io. A dove si passa? Ok, io faccio così, anche se non si dovrebbe, perché poi faccio nell'immediato, vedete? Ma Faccio basta così, che si eh. arrampica a destra e poi c'è direttamente. Ma no, ma cosa sono queste E fa cose? prima. Ho la sensazione che quest'arco magari ha i potenze e io non li ho messi, eh. Certo che ce Cioè, li ha in come potenza. In non mi sono portato le fiale. Vabbè, succede. potenza ce li ha per forza perché quelli della furia te li Il metti Moira tu. perfetto, ma non è andato. Questa mi ha ucciso, Zawa, no, non dica, Doni. Sai perché il Kushala ti dà solo una possibilità? No, 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 non la vogliamo sapere, grazie. Perché Per poi ti dice: "Da cortesia. ora in avanti basta." Come?
da ora in avanti. Io non posso reggere. Non posso reggere queste cose. Io sono sconcertato. È carino comunque l'arco furia, molto simpli, molto. Non lo so, guarda a me non piace. Poi storto. Molto figo. A me non piace tanto la personalizzazione. È come se fosse una balestra. Cioè una balestra da polso, secondo me. Una fionda. Una balestra da polso. Una fionda. A me non piace tanto la cosa della personalizzazione, perché potevano fare un po' di più, secondo me. Però magari in futuro. La polverina dell'affinità, prendetela. E dov'è la polverina dell'affinità? Ve l'ho data. La rivolete? Non lo so. Io vorrei mirare la testa, ma si muove in continuazione. Ma deve mirare le zampe, non la testa. Ma non lo stai utilizzando, sei contraddittorio. Come? Ah, Daraldis, ok, ok. Ho rinunciato momentaneamente al Diablo, mi sono ho fatto il Ghost Rag molto easy. Ma fallo con noi il Diablo. Lo conosci e poi lo fai da solo, che problema c'è? Maddo, via. Doppia, mi sa. Beh, io ho fatto il counter, non me l'ha preso. Ma guarda un po' te. Scappa, è impaurito. Comunque quest'arco, adoro. Adoro l'arco furia. E non ho neanche le fiale potenza, che questa cosa è altamente discutibile. Ma scusi, perché non va al campo base se le prende dalla cassa? Perché credo che sono gratis. Continuano la mia squadra. Ma io carto e basta col cusciale. Anche col resto dei mostri, però col cusciale soprattutto. Se volete avvelenarlo, perfetto. Vedo che qua c'è gente studiata, non come lei. Aspetti, ma... aspetti che io sto recuperando affinità. È già stato avvelenato, tanto non c'è problema. Turf War, attenzione. Sono al 45 per... dov'è? In aria. Ah, mi ero perso il cuscialino. Sapete che ora ci piombano addosso? Ok, infatti. Madonna mia, che paura. Mi sono quasi cacato addosso. Ma l'ha persa il Magna Mano questa? No. Parità. Come sempre. È lui quello cavalcabile adesso. Quindi la cosa è strana. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Ma chi è che mi ruba le mount? Maledetti. Ah, non guardare me. Io neanche so come si fa. Come? Possiamo per cortesia buttare giù questo... questo inesperto, ecco, grazie. Madonna, la mazzata che mi è arrivata. Oddio, che mazzata che mi è arrivata con... il Magna Malo. Con quella merda. No, non di... aiuto! 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 Mi stanno venendo i geloni alle mani. Ma se li buttassi questo... no, non funziona, Non lo faccio, non lo faccio. Mi scusi, vorrei parlarle di come ho conosciuto... niente. Non si può. Pazzi, mi avete rubato il breaker. No, non dire. Lui è un po' così. Sai che ora fa la ulti, guarda. Ma no, non la fa. Non è capace. Ah, non era per me. Oh, io lo sto malmenando, però Wagyu, cioè, ora fa la ulti incredibile, non è vero. Mi sa che la ulti la fa solo se ha il vento nero addosso. Ma schivo, non dire. Non mi curo, perché io so che posso farcela, a prescindere. Schivo.
Dove va? Venga qui dallo zio Luca, che il zio Luca ne sa. Dove sta? No, non sto capendo le sue mosse. Però si sta addormentando. Lo uccido io. Aspetti, aspetti, non faccia. Mi spiace, non ho già preceduto. Sono stato io. Ecco. Quella è colpa del mio gatto salvo. Va bene. Dopo di questa vieni da Entry. Easy. Dopo di questa Entry, ti aiutiamo subito, Vulcan. Intanto abbiamo Ale, che è il nostro speed kart. Faccio vedere come si carta col Diablos. Oh, madonna. Non so come mi sono salvato da quei tornado. Non lo so. No clip. Nel dubbio. Vi do un po' di affinità, amici miei. Prendetela, fatene uso. Ma deve sempre urlare, ma c'ha una fissa. C'ha... Peggio del Ketsu, eh. Non dire. No, ma mio Dio, sono stato preso da un insieme di cicloni un po' interessante. Ah, in quel periodo del mese. Madonna, ma che ha mangiato in questo fine settimana il buonale? Pane e simpatia. Ma... Allora, salve. Chiamo... Non... Ok, no, con zero danni l'abbiamo buttato giù, non so come. No, gli ho dato un colpo con la spalla sulla zampa. Ora guarda, no, non è vero. Non vedo. Ecco qua. Chi vincerà, il Tigrex o un drago anziano? Io voto il Tigrex. Possiamo non votarlo? A un certo punto mi sono visto con un martello in mano, in realtà non ero io. E beh. E niente, il Kushala rimane a terra, ferito e indignato. No, si è alzato. Non dica. Un po' di affinità, amici miei. Dai che cade, dai che cade. No, quasi. Madonna, questi urli. Non è che urlo un'altra volta, ora. Qualcuno ammazza il Kushala. Qualcuno lo prenda alle spalle e gli faccia bubu secchete. In status. Non è vero. È morto. Morto. Le mie frecce l'hanno devastato. E lo sem solo merito mio. Beh, allora il prossimo lo fai solo con vita da 4. Sì, anche bendato. Solo che mi dovreste dire esattamente cosa devo fare, perché non ho mai giocato con altri su Monster Hunter. E allora adesso che White ti lascerà il posto, faremo, diciamo, un tête-à-tête, dove Vulcano ti spiegherò come entrare nella nostra vita. Ale, non faccio battuti perché ho detto entrare, io la conosco, per cortesia. Io non ho detto niente, solo pensato. Ma la coda dov'è? Ma quanto dà di affinità all'arco? Non mi ricordo, poco però. Oh, sa 10. Da tipo il 30%. No, da tipo 10 mi sembra. Non dica, io non la credo. Prova. Non me l'ha fatto vedere. Però diciamo che quest'arco si abbina bene al mio completino intimo. Vabbè, puoi colorarli tutti rossi in teoria, quelli della furia. Ah, ma tanto ne ho fatto uno solo. Per me l'acqua e il drago sono due elementi sopravvalutati. Ma è normale che mi abbia dato 4 code, ma neanche una gemma? Sì, è giusto. Il famoso Kushala da 4 grazie code. Grazie mille a te, caro. Grazie mille a te. Allora, signor Vulcano, mi ascolti. Mi ascolti. Ora le faccio vedere la prima fase, poi quando è entrato le faccio vedere la seconda fase. Quando poi abbiamo finito la seconda fase le faccio vedere la terza. Sono 3 fasi che andremo a fare oggi. La quarta fase c'è in game. Scoprirà un mondo nuovo. Allora.
Lei ora va qui? Aspetta che devo bannare Dal. Ciccio. Da. Se, no, non lo bannare, sennò devo rifare di nuovo il pass del mod. No, grazie. Da Sanry il posteino? Ok? E va, gioco online. Cerca per ID. Nell'ID mi deve mettere l'ID stanza, questo JGJGNY, con la relativa password. E potrà entrare. Una volta che è entrato, passeremo alla seconda fase. Aspetta, che mi sa che non gliel'ho fatto vedere, però. Meglio che rimango fermo un attimino. Poverino, giustamente, mi dice, ma... c'hai È entrato, è ragione, c'hai entrato. ragione. Già. Vulcano giovinato da doppio, quindi sì. Minchia, più veloce di una scorreggia, come si dice. Lo invito Allora. nell'Interconnect. Allora, sì, invitalo. Ok, l'hai fatto? Mandato? Ora devi fargli vedere come si accetta. Allora, adesso praticamente devi andare qui No, non si al accetta da con... lì. No, scusami, pardon. Ora fai option, vai in connetti cacciatori, proprio qui, ok? E fai aggiungi connessione, accetta invito. Madonna, quanta gente mi ha invitato. E la Madonna. E la Madonna. Sono gli inviti automatici anche questi, eh. E praticamente qui dovresti trovare Italian Center United. Italians Hunter United. L'hai accettato? Hai accettato questo connetti cacciatore? Vediamo se hai accettato. Sì. Accettato. Ok. Ora, praticamente, ogni qualvolta tu vorrai giocare, questo qui è una lobby illimitata creata per gli streamer, i content creator e tutta la community di Monster Hunter Italia. Quindi tu che fai? Se vuoi giocare, fai gioco online, connetti cacciatore, selezioni Italian Center United e ti mostrerà tutte le stanze disponibili dove potrai andare a giocare con un sacco di gente. Quindi abbandona l'idea dei random e abbandona questo, ok? Fondamentalmente, se vuoi usarlo lo usi, se non lo vuoi usare non lo usi. Questo è quanto. Quindi, prima fase spiegata, seconda anche, terza fase, sei fresco come un giovincello. Posta pure il Diablos quando vuoi, io vengo con l'arco ghiaccio. Perché? Perché sono capace di usarlo. Ma questo qua c'ha pure potenza, l'arco ghiaccio, Ale? Non mi ricordo. Vabbè, io nel dubbio, sai cosa faccio? Nel dubbio li metto. Luma, io Poi ho non... una cassa che è arco generica, ci metto tutte le fiale direttamente, tanto che Sì, te la devo frega. fare, infatti, purtroppo la devo fare. Cioè, anche se non le, La se anche se devo... le hai in più non ti cambia niente nella borsa Lo artigliera. so, purtroppo la devo fare, caro. Purtroppo la devo fare, capisco perfettamente, ma purtroppo la devo fare. Ma volevo chiedere alla chat, visto che neanche ne abbiamo parlato, Monster Hunter sempre nel cuore, ovviamente, cioè continuiamo così, ho un appuntamento al giorno e robe varie. Ma se un giorno decidessi, io lo chiedo a voi, mi bastano anche 10 sì in chat. Se decidessi un giorno fare doppio appuntamento e quindi portare Monster Hunter, poi fare un'altra live, non lo so, in un altro orario, e portarvi questo buon Demon's Souls giocato in compagnia, voi cosa mi rispondereste? Così, chiedo per un amico, così usiamo questa PS5 finalmente, che è anche un po' buttata lì. E anche, ma se io e mio amico vogliamo giocare noi due, usiamo il connetti cacciatore, le altre persone si possono unire o ci possono aiutare? Certo, però se metti la password, ovviamente potrà entrare solo chi ha l'ID o la password, perché l'ID bypassa sia il connetti che tutto il resto, quindi l'ID passa, ok? In cui quattro sono già 6 sì. Ah, quindi voi vi piacerebbe? Cioè, voi mi state dicendo che lo portiamo in blind così. Blind no, perché tipo ho fatto il primo mondo. E avete perfettamente. Cioè, abbiamo giocato qui tempo fa. Poi abbiamo rinunciato. Però è praticamente blind per me questo gioco. Quindi, se volete, potremmo pensare un attimino di portarlo. Un po' for fun. Ovviamente senza tralasciare Monster Hunter, perché parliamoci chiaro, Dodo Hunter TV nasce per Monster Hunter, gioca con Monster Hunter e non fa... Ah, però, sai. Non per il gioco, vabbè, ma questa è un'emozione. È un'emozione.
È un'emozione, sì. Anche perché ho questo pad nella bustina che sta qui e dice: ma mi usi ogni tanto? Puoi giocare con me qualche volta? Sta lì buttato. Poraccio, Vulcano, quando vuoi puoi partire, Kais. Sta sto pad PS5 messo che, poverino, dice: ma giochiamo ogni tanto, facciamo qualcosa. E c'ha ragione pure lui. Oh no, le bustine. Sì, ho la bustina per il pad. Confermo la bustina. È un'altra per il pad. Busta freezer, poi... ovviamente. No, no, ma è la bustina originale. Non sto dicendo stupidaggini. È uscito proprio da questa bustina. Era in questa bustina quando. Ma usalo per la Switch. No, no, no. Mica si usa il pad. Ma... PC. Il pad. Ah no, chi è che manca? No, no, siamo tutti, Ale. Ti sei. Mi ha passato join request accepted. Boh, facciamo. Ok. Io lo uso per il pad di mortale, ci sta. Quella busta è ancora accettabile, quella della Play no. E ho capito. Mi scusi se al momento preferisco spendere i miei soldi per altro, signor Salvatore. Ma scusi, è un kebab in meno e si prende la confezione seria. Cosa devo fare? Non ho capito. Un kebab in meno. Un kebab in meno? Ma se non ne posso mangiare kebab. Posso dire che quest'arco non ha gli status? O forse è i paralisi che non... No, forse è il veleno che non... peccato. Dove si colpisce con l'arco? Le ali? Sai che non ho idea. Zampe posteriori? Vediamo. Ma hai fatto lui con... Non c'è un posto dove si può colpire. Ali. Ho visto ali. Vanno colpite le ali. Sesto un caffè Zaffero. Meno, ma io mica lo pago il caffè. Come non lo paga il caffè? Lo ruba, quindi. E c'ho i parenti con il bar, mi scusi. Con il bar? Mi pare che io pago. Che io Come? Pago il caffè. Mi scusi, lei innanzitutto. No, non dica con questa coda. Comunque ali, sì. Adoro il fatto delle ali. Madonna la schiva... Mamma mia che schivata. Cioè roba di Araldis, levati proprio, eh. Non dire. Ma do che cattiveria sto diavolo. Posso dire che adoravo molto fare il Diablos in World con l'arco, ma perché lo distruggevi. Cioè le corna saltavano... ma sei un pezzo di merda. Ho preso il mio primo tutti diavolo con l'arco, non dire. No, non dire. Sono stato un po'. Madonna mia, Ciccio ci muore. Ma si è incastrato? No, si è incastrato. Non ci vedo, non mi fa muovere. Oh. Ma vedi? Stunnatino. Araldis! Io le ho fatto venire altri come lei. Ah! Ale, ma sono tutti nella stessa lobby! Cosa vuol dire? Aspetta. È certo che sono tutti nella stessa lobby. Araldis tutti e tre nella stessa lobby. Ah, oddio, quindi fanno una missione al mese. Il Dream Team! È vero! C'è il Dream Team tutto nella stessa lobby! Vabbè, dai, quella frase di Araldis di ora l'ho vista mezz'ora fa. Quindi una missione ogni mezz'ora la fanno. Wow, adoro! Adoro il Dream Team! Ma vedi cosa vuol dire? Madonna, le schivate che faccio. Ah, shit. Il Dream Team, grandi, raga, grandi. Il Dream Team, sono... no, Ciccio c'è morto la seconda volta. Ma sull'arco prende bei danni.
Signor Luca? Mi hai crashato? Luca? Salve? Ok, gli è saltata la corrente di nuovo. Lei deve pagare la corrente, però lo sa, vero? No, il problema è che è stato in tutto il quartiere, non è colpa mia. Ok, mo perché lei? Beh, la stanno sabotando comunque. Perché lei è più alto adesso? Non lo si so. Può abbassare con la sedia? Ora no. Ale, lei non mi sta aiutando. Sono in caccia, aiutando. Sto aiutando Vulcano. Lei non mi sta aiutando. Mi faccia chiudere, che se ci ricarica alla fine. Faccia qualcosa. Sto cercando. No. Ma comunque c'è qualche forza potente che dice... Che lavora contro di lei. Sì. Assolutamente. Assolutamente. C'è qualche forza potente che... Ma come scegli una rete? Ma non dare fastidio. Una rete da pesca. Una rete da pesca? No, no, ci sta. Allora. Ci siamo. Perché io sono tanto più grande, non so perché. Ok, lo so invece perché. Non si preoccupi, mi sistemo da solo. Ok, ci siamo. Ci siamo. Dovremmo essere tornati anche live, credo. Sì, vedo online. Ok. Vabbè, ragazzi, succede il blackout di merda. La vita è triste sotto questo punto di vista, vabbè. Lo accettiamo. Ora va. E è andata via la corrente, raga. Tutto qua. Sto pensando mille volte al blocco di continuità, sinceramente. Il gruppo di continuità. Sì. Sarebbe un buon acquisto, però dovresti collegarci anche il router, altrimenti è inutile. Sì, mettere router e cose. Ok, vediamo se mi può unire alla missione. No, perché c'è un random che sta per cattare. Ah, ok, sono stato sostituito, bene. Non importa, lo accettiamo.
Che altro? Peccato, peccato che ragazzi, mi dispiace moltissimo. Purtroppo la rete è andata a quel paese. No, la rete. Era la corrente elettrica. Un giorno è la rete, un giorno la corrente elettrica. Io ho detto che ci sono forze potenti che si stanno muovendo contro la Dodoante. Assolutamente. Ci vogliono eliminare. Ci vogliono eliminare, assolutamente. Assolutamente. Assolutamente, eravamo belli freschi e poi è andato tutto malissimo. Mannaggia la Peppa. Ma va bene, lo accettiamo, lo accettiamo. Dai che lo accettiamo. Va bene così. A posto, questo l'ho sistemato, possiamo andare. Ma l'avete finito? La missione? Finito ora. L'avete completata? Siete stati, diciamo, forti e potenti nel finirla? Incredibilmente okay. non ho ancora cartato. Per ora. Oh. Però lo scopriremo a breve, insomma. Ok, ok, ok. Bene, se ora se la corrente elettrica può funzionare per almeno tutto il resto della giornata, ringraziamo, eh. Ringraziamo. Ringraziamo. Ringraziamo se può funzionare per il resto della giornata. E cosa facciamo? Vulcano, hai bisogno di fare qualche mostro? Ciccio, avete bisogno di fare qualche mostro? Dite. Altrimenti propongo restare, io. Se vuoi, Vulcano. Puoi restare perché non c'è nessuno che deve entrare. Però nel caso tu voglia uscire a prescindere, tranquillo. Metta. Devo vedere se posso, più che altro. Sì, posso. Metta. Ma da quanta roba che ho di mostri comunque, un botto. Vabbè, ne facciamo tre alla volta. Non si sente? Come non si sente? Oh, non mi sentite? Io... Ragazzi, ma io sento sentite? Da quello, aspetta. Prova, ora mi sentite, ragazzi? Carissimi, mi sentite? Ci sono? Prova, eccomi qua. Dovreste sentirmi adesso. Ah, si sente, a posto. Sì, ora sì. Dicevo, Vulcano, puoi rimanere se vuoi, perché non c'è nessuno che deve entrare al momento. Però è già uscito. Dovrebbe entrare. Sì, ho visto che è uscito, infatti ho detto, se vuoi puoi ritornare. Senza problemi. Va bene, che missione mi hai messo, va? Una che ti piacerà tanto. Già immagino. Madonna, che brutte missioni. Che cosa hai messo? Madonna. Che cos'è il Bloodbath? Quel povero Vulcano mo ha conosciuto il diavolo, se tu gli vuoi fare il Bloodbath. Ma lo potrà fare lui? In teoria è HV7, quindi dovrebbe poterlo fare. Ok. Sto cercando una posizione comoda per la camera. So che al contrario devo girarlo un attimo. Ok. Dove si spara i sonno? Dove che proiettili spara? Ma secondo me... ora fai il connetti cacciatore. Cerca la stanza. Allora fai. Ora fai così, guarda. Vai sempre al micio. All'amato micio. Ok? Ah, non lo può fare. È stato accettato il connetti cacciatore, cosa dici? No, non per quello. Non può fare la missione HV8. Levala allora. Fai gioco online. Fai connetti cacciatore. Schiacci Titans Hunter United. Trova praticamente la stanza creata da Zawarda. E metti come password 4567. Dovresti poter entrare con tranquillità. Se no facciamo le sue missioni per salire di rank. Sì, ora facciamo fare quella a Vulcano, infatti. Aspettiamo Vulcano. Pubblica Vulcano. Fai Vulcano, fai. Faccia. Ci mostri le sue mosse. Meglio, così non mi fa fare Bloodbath. Ma tanto poi ti tocca. Ma non servono... lo so, potrebbe andarsene via la corrente. Mi servono tre cordi maestosi. Potrebbe andarsene via la corrente, Rick. Tanto servono pure a te. Quindi.
Allora, se prendo quel Vajang. L'arco? No, non ne ho voglia dell'arco. No, comunque un gruppo. Devo comprarlo. Devo comprarlo assolutamente. Ci devo attaccare PC e internet, fondamentalmente. Beh, comunque è un investimento che ti tornerà utile. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché rischi, cioè così sistemi anche il fatto di no, problematiche appunto di spegnimenti improvvisi a prescindere dal problema di oggi. Cioè ti può salvare anche da bruciare schede video, schede madri. Sì, che per fortuna non hanno avuto nessun danno. Vabbè, è difficile, Cioè deve essere però, proprio un caso. Capito, però nel dubbio è meglio essere. A comprare addirittura, madò, addirittura, Luca. Ignaro della rabbia che potrebbe scatenarsi. Com'è che era questa distruzione umana? Non ricordo perché c'era un inglese. Mi sembra che era una cosa del genere. Sì, no, in distruzione persona. Incarnata. È vero, in effetti, sì. Distruzione in persona. Distruzione in persona. Ciao, Garo! Ciao, Garo. Un po' una build spadone. Dipende dal tuo amuleto, caro. Ciao Ghost! Come la va? Ciao Ghost. Buon pomeriggio Ghost. Qui è saltata già la corrente, l'energia elettrica. Una volta siamo ripartiti con la speranza. Merda. No, ho fatto in niente, tempo. Niente, non ho fatto in tempo perché è come difficile. Tutto bene, diciamo bene. Un po' nervoso per sta corrente elettrica, ma diciamo bene, dai. No, ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Porca miseria, ho sbagliato tasto. Però ho fatto, credo, un gameplay di LS e... micidiale. Nel senso che ti fa cartare. Ma... ho sbagliato. Peccato. C'era un ottimo. Una ottima cosa. Mi sto predictando tutto. Ratian. No. Addirittura la Ratian. Adoro la Ratian. Tarf. Qualcuno la sta già cavalcando. Sono io. Ok.
Facciamo battaglia tra mostri? Ok. No, perché? Maledetto. Mi stavo facendo l'attacco incredibile. Quello supremo. Ho sbagliato quello... tasto. Eri però. Ma dove l'hai buttato? Volevo andare contro il coso di lava, ma non è partito. Beh, cadi, dai. Niente, non l'ho preso, se no cadeva. Ma non è possibile che non è caduto una volta, eh? No, è già caduto prima. Sono caduto nelle frasche. Il vulcano è stato sbalzato fino a giù. È caduto. All'indietro. Madonna. Endbreaker all'indietro, bellissimo. Raggio? No, corsa. No, corsettina miracolosa. Ma che fa? Ah, scappa. È andato io. Ciao, sono Mary. Un po' di resili. È tornato. Noi siamo... Io sono nella più totale tristezza. Sono molto triste. Non dica, perché è triste? No, sono triste, lasciami stare. Ma... Sono una persona estremamente triste. Ma perché? Si è risolto tutto, no? No, no, no. Come no, no? Queste cose quando accadono ti fanno tiltare per tutta la durata della live. Vabbè, ma lì non poteva farci niente, quindi... Era una bella live, si stava bene, eravamo anche una quarantina. Poi la corrente ha deciso di andarsene. E il che? Non dica, Rajan, l'ammazzo. Non è giornato, comunque gli ho predictato anche la vita a sto coso. È molto, ormai... molto, molto più facile. Ormai predict come se non ci fosse un domani. Te l'ho detto. Ma lei è brava, lei è brava, lei è brava. Bang. Abbiamo fatto una bella roba. Abbiamo massacrato. Ma insomma, su Resident Evil che sento un po' in giro, com'è? Io quanto ho visto la prima parte, il primo 50% di gioco, molto carino. Poi inizio un po' a perdere, diciamo. A livello grafico che ne pensa? A livello grafico ho visto la versione PC e basta. Però sembrava tanta roba. Purtroppo la versione PC ha molti bug. Quello sì. Cioè, tipo cali di frame, gioco che si chiude a caso, queste cose. Su console dovrebbe andare benissimo invece. Quindi mi aspetto tanto dalla versione console. Araldis dice che gli dà un 8 su 10. Addirittura. Non so, io ho visto la parte finale che è abbastanza trash, che mi ha fatto scendere abbastanza...
Sai, La un 8 stima su verso il 10 gioco. potrebbe. Sembra un po' too much, 8 su 10. Un po' too much. Adoro questo un po' too much. Allora, 1, 2, 3. Bene. Bella. Poi non so se qualcuno in chat qua l'ha già giocato, l'ha già visto con mano. Niente, non esiste quel gioiello comunque. Non esiste. Quale gioiello? Voi... L'amuleto, scusami. Ah, okay. Non esiste. Non esiste. Vai Vulcano, siamo qui per te, pubblica all'infinito. L'infinito dei leopardi? Mi invito e lo parli. Ma io a Demon Souls prenderò gli schiaffi, sì o no? Beh, ovviamente sì. Aia. Aia. Se mi ricordo cosa è successo nella live scorsa, sì. Un pochino. No, io cerco ancora rinfodero veloce 2-2 slot. Cerco ancora quick. Cerco ancora il quick 2-2 slot. Certo, vuole... caro. Fai tutte vuole... le cinematic che vuoi. Quick 3-2. Pick 2-2. No, 3-2 lo vuole. Si banna per addirittura la Narwa del tuono, la dea. E vabbè, ma cosa si fa con l'arco? Ma con l'arco ghiaccio è meglio che con... No, i pierce qui è meglio, è più forte. Il charm, Gianni? O anche il gioiello? Perché se, va, se solo il gioiello è meglio secondo me. Cioè ok, il charm se lo droppi forte ok, però è difficile droppare solo quello. Quindi se c'è anche il gioiello è molto meglio, come su World. No Ciccio, aspetta, Ciccio fosse crashato. Perché? Ah. Io personalmente non ne ho visti, ma tipo con un punto d'artigiano. Onestamente, quindi non saprei. Ragazzi, vi ricordo che è ripartita l'iniziativa della squad Italia Hunters United, dove alcuni streamer si sono uniti sotto un'unica squadra. E oltretutto vi ricordo che questa iniziativa è nata per l'Hunter Connect, il Connetti Cacciatore inedito della community italiana di Monster Hunter. Quindi se avete intenzione e volete venire, siamo pronti. Signor Shadow, vuole entrare? Non so Ciccio... Io vado alla prossima, ok Ciccio, alla prossima. La password è 4567, vieni pure. Spieghiamo alla connessione che saremo live altre 50 minuti, quindi magari... No, alla rete elettrica. E anche alla connessione, perché non si possono fare un giorno una live dove non tiene la connessione, un giorno dove non tiene la corrente elettrica. Ma dove cazzo vivo? Porca miseria. Ma noi abbiamo la giga. Ma che cazzo hai la giga? Sì, ma se la giga poi se non c'è corrente non funziona, no. Se non c'è corrente cosa vuoi fare? Vabbè, comunque presto Demon Souls su questi schermi, ve lo dico. Presto arriva Demon Souls, dai. Vedrete come... ma ragazzi, ma il Dodo nei Souls ne sa, il Dodo nei Souls me ne ha bastonate. Mo non è per vantarmi, non è per dire, però il Dodo nei Souls... Mi dovete vedere nel 3 a fare PvP. Ma do la mia build mago. Quanto era OP? Quanto era OP? Quanto era OP quella build mago? Quanto era OP? Lanciavi quelle lance che levavano tipo tutta la vita, poi andavi con le doppie falce di Frida. Ciao. Io ho avuto un sacco di problemi di corrente, mi si è fuso un frigo, un congelatore e una televisione. Merda, io spero non mi si frigga il computer. Cioè, l'unica cosa che vorrei che non si friggesse. No, no, ma devo comprarmi il gruppo. Mi devo comprare un gruppo da 1500. Vabbè che penso che basti da 1000 per il PC e per il coso, sinceramente. Lo compro da 1000 e metto almeno quei due che si tengono ben attivi. Assolutamente. No, no, il prossimo acquisto è questo. Ale, fai una maratona per comprarmi il gruppo, per cortesia. Nel senso che io metto la maratona, però ci sei tu a farlo.
No, la fai tu. Ma? E quello perché un giorno, un tempo c'era Salvatore che ti donava quelle 30-40 sub e tu, diciamo, potevi un attimo fare i tuoi acquisti. Mo' Salvatore ha detto che doveva andare in Malesia perché lui è così, che vuoi fare? E anche 1500, credo che 1500 basta. Vedo 1500 basta. La Narwa del Tuono. Dove hai portato le flash? No, quello lo fai tu. Non ce li ho. Ma le persone brave fanno i moi, no? Vediamo se ti esce. Comunque no, sono le flash. Vede? Moi? Moi? No, non faccia cazzate. Madonna i danni che fa adesso quest'arco. Porca. Dei danni abnormi, eh? Quanto fai? È 89. Ok. Ah, minchia, non mi vedevo. È successo l'inaspettato. Vediamo se riesco a farlo il colpo. Presa in pieno, direi. Ulti? Non lo so, l'ho un po' spenta. Braccia. Di nuovo? Eh sì, ma di testa sto... Non... Bacello lampo? Di un qualcosa, credo. Un bacello lampo di un qualcosa. Un po' distrutto o sbaglio?
Abbastanza. Ok. Ciao Barbadrian, benvenuto carissimo. Tutto bene, se non fosse prima un calo di corrente ci ha fatto staccare la live purtroppo, ma per il resto, sperando non si ripresenti. No, è mio! Ma? Ma? Tu ce l'hai. Non lo fa. Ma? Sì. Ma? Ok. No, Ale, e lasciami il cannone ogni tanto. Vabbè, lo fai tu allora. Va bene. Un po', diciamo, una rabbia interiore, però che dobbiamo fare? Ti fanno tiltare, però scemo io che non ho un gruppo di continuità, vabbè. Diciamo che non l'avevo messo in programma come tra le spese più urgenti. Esplosa, è rotto la sacca. Minchia, ma ha preso in pieno. Complimenti, Narva. Oh no. Mi ha preso in pieno. Ma di nuovo? Meglio, meglio. Oh merda. Cos'è? Presi! Ciao carissimo. Mamma mia, il Moi, dovresti vederlo. Vediamo. Un astronauta, bravo. Esatto, che ha sti PC enormi. Ti capisco, pure il mio è bello pompato. Mi ha chiuso in un vincolo. Tutto bene, caro, tutto bene. Stiamo testando questo Hunter Connect nuovo. Vediamo un attimo. Sta funzionando bene, devo dire. Sta funzionando molto, molto bene. Ciao Thanos. È stato un piacere averti con noi, caro. Minchia, era quasi moiabile come cosa. Oh, ma che li riesco a rompere le braccia? Madonna. Scusami, Narwa, è vero, sì, però non è che io sono scemo, sai? Mi stava shottando. Ok. No, abbiamo solo un card. È morta. No, si è spenta. Maledetta. La coda è tagliata però. Oh mamma. Io l'ho colpita in testa come se non ci fosse un domani. Ma in quel momento dovevi colpire la sacca tu. Ma era scarica. No, no. Era spenta. No, no, era carica. Ok. Beh, ci lascia o la lasciamo noi? No, non fare questi movimenti brutti che poi... Eccola. Nada.
Salve Phoenix. La narua filava. E la narua filava. Niente, guarda come vulcano. Pian pianino cerca di andare a quel paese. Ciao, dolcezza, ci vediamo fra, credo, 2 settimane. Maratona notturna fino al mattino per vedere il nuovo finale, assolutamente sì. Poi direi che a quel punto ci sarà una preparazione psicologica per Monster Hunter Stories. Mi ha dato una sacca dalla coda, ma... Sono indeciso per Stories, ti giuro. Per l'edizione da prendere? No, più che altro la piattaforma, PC, Switch. Sono estremamente indeciso per questa cosa. Io non so dirti. Io per forza di cose la prenderò su Switch. Gli Amiibo però non ce l'hai su PC. Oh sì. Vabbè, li compri e non li usi, cioè, voglio dire. Oppure fai come dice la mia voce, comprateli tutte e due e basta. Ma vuoi spenderci 120 euro? Perché no? Non lo so. Io prenderei un gruppo elettrogeno. Sono a fragola, tutto bene anch'io, wow. Signor Matto, buonasera. Buonasera, signor Matto. Buonasera, Spider. Un grande... Allora, vediamo, attenzione, statuetta. Attenzione! Quando mai? L'hai presa? No, quando mai, che vuol dire? Che l'hai presa. Attenzione. Molto interessante, carico razze 2 ma senza giro. Chi ho i saldi? Statuetta? Presa la statuetta. Però Luca... Infatti... Ti verrà una cacarella, Ale. È già venuta, non si preoccupi. Le verrà più profonda. Ma... Signor Matto, salve, come la va? Signor Matto, prima ho proposto, insomma, ai ragazzi, eravamo qui, ho ricevuto un enorme consenso. Ho detto, ma che ne dite se fra un po', insomma, una sera ci riuniamo così, e vi porto Demon's Souls per PS5. Insomma, è stata accettata con grande... piacere questa cosa. Con che arma lo sfondo? Dipende da cos'è. L'arco ghiaccio. Angelette, no. Acqua. Arco acqua. Ma non l'ho fatto l'arco acqua. Oh, ma tanto serve. L'acqua non serve, cheat. Martello narga. Allora, mi potete aspettare? Sì, aspettiamo, vai. Shadow, aspettiamo un attimo Vulcano, Allora, Barbadrian ci chiede, mi potreste dire come si ottiene la cotta Vike? Absolutely. Allora, praticamente, se andiamo a vedere un attimo il composé dell'armatura Vike... Eccola qua. Allora, devi prendere la pinna pregiata che si prende dai Delex... E il tonno spada si prende nelle distese gelate, vero Ale? Sì. Nelle isole ghiacciate, scusa. Zona 3. Vabbè, zona 3, isole ghiacciate, zona 3, peschi il tonno spada. E invece l'altro, la bramide corazza, si prende mandando i gatti dove si... In quello lì, aiutami. Il mio cenari, no? Sì, mi sembra di sì quello. Quello era... La cosa che dovevamo controllare, ma mi sembra di sì. Sì, quello si prende dai gatti. Ah, quando ci sono i pesci luminosi, cioè con le stelline. I pesci che luccicano, diciamo, i miei cenari. E vabbè, la dragonite un po' ovunque. La testa, invece, serve lo sgombro coltello, che lo trovi anche nella prima zona. Nella prima... aiutami. Dove è praticamente in alto a sinistra delle rovine. È a metà.
Mi sa. No. Però non so, non mi ricordo il numero della No, no, zona. sta sia a metà a sinistra che tutto in alto a sinistra, Sì. lo sgombro coltello. Mamide Corazza si prende con i miaucenari. Dovete mandare i miaucenari praticamente. Aspettate un attimo. Intanto ringraziamo Shadow per la pazienza. Devi mandarli qui dove praticamente c'è l'iconcina del pesce che sbrilluccica, fondamentalmente. Ah, ma a rotoli come siamo messi? Non ne ho ancora uno nuovo. Gli Apex. Ah, abbiamo fatto sì, abbiamo detto che Rathalos. Ma comunque del Rathalos non dovrebbero mancarmene tanti, eh? Tipo Rathalos. Rathalos, sì, è unito Apex e Rathalos. Noi lo chiamiamo il Lox. Il Lox sarebbe il Rathalos Apex. Il Lox. Ne mancano due. Mentre Diablos è il Blox. Il Blox ne mancano 9, perché ne ho fatto uno. L'ho trovato altamente inutile. Allora, Ok, ho infocacciatore, Madonna. secondo. Ma una domanda che mi giunge spontanea. La tessera Gilda mia? Sì, grazie. Ah, le armi prima di tutto. Beh, siamo arrivati a 86, 61, 22, 26, adoro. Qui stiamo andando bene, stiamo procedendo bene, sono quasi completate, so già quali mi mancano. Queste due le devo fare, che sono facili. Prego, Barbarian, prego, prego. Scusate, devo Allora, guardare Shadow, io un'altra per per facoltà. ringraziarla, diciamo, per il suo aspettare, la invito a farsi una foto, diciamo, di intrattenimento. Venga, venga, venga. Ma Vulcano sta facendo il Vulcano provino per sta. entrare nella lobby di Heraldis. Vulcano sta facendo i suoi bisogni. Non gli dia Ah, fastidio, no, Vulcano pensavo sta. stesse facendo il provino per la lobby di Heraldis. Mi perdoni. No, no. Sta. Mi Ok. posso imbucare in questa foto? No, non ce la faccio, quindi non lo farò. Venga, venga. 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 Venga più vicino a me, possibilmente. Aspetti. Ok, bravo, proprio lì. Ok, una posa diversa magari è meglio. No, no, no. Vado avanti. No. Così? Cambi, cambi, cambi. No, cambi. Cambi. No, fermo così. Non si muove. Non si muove, non si muove, che questa è la foto del secolo. Così? Ne Aspetti. Sì, fermo. è Non dica. sicuro? È sicuro, sicuro, non dica. Perfetto. È perfetta. Guarda che meraviglia. Adesso ne facciamo una più centrale. Ok? Guardi lì che meraviglia. Poi postiamo un po' di foto che ne ho un po' da postare con. Ok, ci sta. Se lei mette quella posa. Perfetto, Ale, rimani così. Non eri bello? Bello. Rimani. Ok, bella. Ci sta. Questa follow. 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 Sì, ho mischiato foto e Follow. follow. Bella, vai così. Siamo bellissimi. Guarda come sono belli. Ma Vulcano aveva un'intera vescica da svuotare, tipo. Aspetti, fatemi leggere se Vabbè, lei di lo sa essere che quando la appiccato. sacca magmatica si riempie, poi il vulcano deve eruttare, no? Allora, alta sì, mi potete aspettare, sì, no. Andava in bagno, quindi no, dobbiamo aspettare che esca dal bagno. Credo che saranno le nostre ultime due cacce, suppongo. Credo di sì. Anche perché lei immagino abbia allenamenti, robe così. Exactly. Importanti, esatto. Comunque lei ha, diciamo, si è salvato anche oggi. Si
ti ha salvato anche oggi. Da cosa mi perché sono la salvato? stavo la... perché la stavo svendendo, non si ricordi, 5 sub bendato col falcione. Ma tanto ormai nessuno più sarebbe regala le stato sub uno qua. spettacolo. Nessuno fa più donazioni, quindi non c'è più il problema. Sarebbe stato uno spettacolo 5 sub lei che mi fa falcione bendato. È perché manca Akiros. Meglio, ringrazio. Ringrazio. Peccato. La stavo svendendo. Guardi che poi con la face cam bendata. Lei ha provato con la maschera. Secondo me è la cosa più bella del mondo. Mi serve la piastra per il gioiello fuoco rapido. Nessun problema, caro. Nessun problema. Aspettiamo un altro minuto, se no partiamo. La piastra di? Cosa stiamo andando a fare? Che io... No, vabbè, senza armatura bendato, quello è troppo. Però bendato col falcione, secondo me a fare l'Anjanat ci sta. Ci sta, ci sta. Vabbè, dai, Vulcano sta arrivando. Io direi di cominciare a partire, ragazzi. Aspetta. Cominciamo. Vabbè. Vabbè. Peccato perché bendato lei sarebbe stato uno spettacolo. Un vero spettacolo. Ah, quindi ho dei brutti occhi. No, no, va bene, va bene. Insultiamo ancora un po'. Forza, forza. Ma Spider-Man ha donato 5 sub. Ne ha già donate 55 al canale. Diciamo che però leggendo questo messaggio ha fatto cacare sotto il buonale. Sicuro. Sì, mi sono girato a guardare. Però le insegno un trucchetto, Spider. Se fa me e poi scrive il messaggio. Ah, non si vede da me. Però dovrebbe apparire del nome del colore del suo. Guarda, mamma, sono in live bendato. Peccato. Guarda, mamma, sarebbe senza occhi, bello. Come? Sarebbe stato bello. Ma... azzeccheremo nella maratona la live giusta. Tranquillo, tranquillo. Puoi unirti, Vulcano, puoi unirti. Tanto siamo appena partiti. Anch'io mi sto unendo perché avevo tolto i raidi. No, mi sa che si va di qua. Vabbè, dai, con una sub Ale gioca nudo. Come? Ma... aspettate, avete ripresa solo la testa. Ma non vale, non ho neanche la piscina. Sarebbe stato... no, si scherza, ragazzi, fermo. Fermi, fermi. Era così, goliardicamente per ridere. Ah, ma questo lo gioco... questo qua con come lo gioco? Cosa? Ah, ok, questo è concentrazione, questo qua che gioco. Ha il suo potere. Ci dissociamo, ovviamente. Ops! 900 di danni così arrivano sulle sulla cresta dell'Anjanat. Io sto facendo 30 a spread. Ah, mi ha ingannato, pensavo l'ass. Sì, però lo so che gli ho fatto male. Ma oddio, un po' di botte da questo martello del Narga, eh. Giusto un po'. Non è come il Tigrex, ma è quello più ottimizzato a livello di, ma... danni e tutto. Era in counter. mi ha preso. Mi ha trapassato. Non trovate anche voi che concentrazione a 3 non accorci di tantissimo i tempi di ricarica del martello? Barbadrian, infatti io lo... siccome sono un po' pazzo, ho cronometrato il tempo con concentrazione o meno. E concentrazione diminuisce solo di 8 millesimi. Una cosa che... 80 millesimi, scusa. Una cosa che neanche ti accorgi. Una cosa altamente inutile, neanche te ne accorgi praticamente.
No, no, non è pochissimo, è insignificante. È proprio insignificante. E niente. Stato. No, ma come mi ha preso? Con la... ha fatto una buttata d'aria. Io adoro questa discesa col martello, eh. Cioè, proprio ve lo dico. Adoro questo posto per affrontarlo. Se l'avessi preso una volta sola. Ho fatto cadere. Stordito a morte proprio. No, no, ho fatto cadere con il colpo speciale del counter. Vabbè. Boom! Poi lo faccio vedere. 443. Ah, sta scappando. È morto comunque. Vabbè, ci credo. Il martellozzo ha fatto i suoi buchi. Ha dato il martellozzo, ha dato. No, questa build è ottima. Cambierei giusto... cioè, vorrei provare a portare il tocco del maestro a 3, ma tecnicamente mi basterebbe semplicemente levare battitore. Ah, io otterrei battitore. Togli speed sharpening. E vedi se ti entra con un altro char. Ah, devi catturare per... no, peccato, stavo facendo delle cose bellissime. E gli serve la piastra, altrimenti dobbiamo rifarlo. Ah, maledetto. Oh, Crimson! Bella, bella, beh, aspetta che qua mo bisogna parlare tutto. Noi siamo attrezzati. Dov'è il signor Ghost che mi deve fare le traduzioni? Eccolo. Grazie Crimson. Grazie mille. Sì, ragazzi, arrivo. Olà, Crimson. Due piastre, oddio. Una piastra. Aspettate, raga, che devo fare la parlata in brasiliano, perché qua ce l'abbiamo, ecco. È già impostata. Sì, già ce l'abbiamo. Allora, muito obrigado pela raid, eso dodo, se già benvindo ao meu canal. Vai, fatto. Ormai abbiamo anche la parlata. Imperador de Mor, thank you for follow. Purtroppo, rimettilo pure. Bello, vedi, sono stato bravo, Ghost. Bravo, vedi che Ghost lo sa. Hola. Come parla lei, Araldus? Io ho visto, sono stato educatissimo. Brasil, Ante United, vedi? Brasil nel cuore, Brasil. Vulcano, i gatti sono meglio se riesci a trovare quelli buoni. Cioè con buone abilità. Nice logo, vedi? Portoghese fluente. Beh, thank you Crimson. Aspetta che muori, ringraziamo tutte e due. Stupendo. Allora, Igor Leona, thank you for follow. Ormai vedi? Lo dico no, presto parlerà correttamente portoghese, vedi? Sì. Portoghese fluente. ci stiamo. Ghost, digli che ci stiamo allenando per il portoghese. Aspetta, allora c'era Barbadrian, aveva scritto un messaggino. Dopo per farmi vedere la build martello, perché pure io il martello non volevo dire anche Carmo che avevi messo. Ok. Allora. Allora non è la più forte, perché la più forte è quella del Tigrex. Ok. Quindi per me questa è quella del Narga. Questa è tutto. L'amuleto è un battitore 3, Angelo Gust 2, uno slot da 2, slot da 2. No, aspetta, mi sa uno slot da 3, uno slot da 2, però poco importa. Poi puoi anche levare battitore, perché basta mangiarlo tecnicamente. Slugger puoi anche levarlo. Ti basta, poi, cioè, se non ce la fai puoi mettere altro.
No, non è da ban, su via, dai. È un battitore, puoi anche magna, magna. Non è poi. Però questa Tigrex è sicuramente più devastante. Beh, nel senso, ragazzi. Arrivo subito, Shadow. Un secondo solo. One second. One second. Giusto per far capire un attimo. Allora, faccio una cosa velocissima. Per farvi capire i danni. È un po' scomoda per quanto riguarda l'affilatura. Col gatto giusto dell'affinità non vi dovete preoccupare. Però, allora, questo è un danno. 832, ok? 2.832. E invece questo è un altro danno. Quindi siamo a differenza. Seicentonovantasei. Quindi parliamo di un bel po' di danno in più. Finalmente italiani. Ciao Draco. Ragazzi, non so se lo sapete, è stato creato l'Hunter. No, cioè l'Italian Hunter United, che è praticamente il connetti cacciatore di Monster Hunter, cioè dei cacciatori italiani di Monster Hunter. Quindi, se volete entrare, potete entrare tranquillamente, ok? Arrivo, ragazzi, ci sono, eh? Scusa, Shadow, ti chiedo perdono. Volevo solo un attimo far vedere sta cosa. Ci sono, ci sono. Barbadrian, se tanto tu sei nel mio Discord, se vai nella sezione guide, oh cazzo, scusami, praticamente trovi la lista di tutte le build, senza che vai in build e te le cerchi una per una, che è un po' un casino. Se vai nella sezione guide, cerchi sotto Hammer e vedi Narga o Tigrex. Mettendo quel titolo nella sezione cerca in alto a destra, accedi subito alla build. Se hai bisogno di rivederla, insomma, cose così, ce l'hai a tua disposizione lì. Affondere talismani giusti. Sì, esatto, Vulcano. Devi avere tanto Kyul. Devi avere veramente tanto Kyul. Oh, Barbadria, grazie mille per i 100 bit. Bella, grande, grande, grande Barbadia. Devi giocare bendato, Ale. Ma come? 100 bit No, non valevano. vale. Valevano per questa cosa. No, non è vero. Valevano, Ale. Gioca bendato. È Guarda che ti faccio donare 5 sub da Spider-Man, andato via, mi te. spiace. Buonasera, Spider. Buona serata. Draco, grazie del follow. Benvenuto nella Dodo Hunters TV. Allora, dove se va? Se va da K. Allora, Angelant sempre dove era prima. Povero Ale, schiavizzato. Ma E intanto è lo stemmino, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Attento Ale, al pronto il tasto. Senti che non dica dice. Spider, che è l'ultima caccia. Non dica. Senti che dice. Guarda che le dona 5 sub, eh. Fai attenzione che le dona 5 sub. Arriva anche il signor Benji! Signor Benji, ma Aspetti. salve! Ale, faccia il Sì, so, se Ale, muoio faccia il però non so. fa Ti niente, prontizzi per il so. Grazie mille per il raid, signor Benji. Giunge, giunge, vabbè. Ok. giunge nell'Italian Hunter United. Eccoci qua, uniti insieme, come dire. Ma che botta che mi ha menato. Ok. No, che bannate beh. Allora, vi ho fatto solo un attimo. E allora ringrazio Saki e Madiba. E Madiba, credo. E Madiba, boh, non lo so, Ema. Diciamo Ema, che forse è meglio. Grazie mille per il follow. Benvenuti nella Dodo Hunters TV. Wow, ciò che alcuni sono inglesi. Va bene, vabbè, allora, thank you for follow. Non dico, non dire, non dire.
Ho visto che c'è la traduzione. Eh beh, allora. Ciao Saki! Sì, Luca, questa spread fa i buchi comunque, se la deve fare. Anche il mio martello Tigrex fa abbastanza buchi, devo dire. Diciamo che... Madonna, i danni! Allora, ti prego critta, ti prego critta, voglio vedere. Critta, critta... Oh la la! Oh la la! Ciao Benji, grazie ancora, carissimo, grazie ancora. Beh, comunque c'è un po' di gente, potresti fare l'ultima caccia a bendato, eh. No, non lo so, Rick. Anche lui, lei potrebbe farla con la maschera, no? Ma no, ma lei deve farla proprio bendato, cioè si deve mettere bendato e provare a fare la caccia col falcione. No, 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 ma come mi muovo? Le come suggerisco io quello che deve fare, e come? Lei è in ritardo sulla mia visuale. No, non ti preoccupi, non ti preoccupi. La seguo in tutto e per tutto col personaggio. Lasci fare che sappiamo. Basta che io spenga il monitor, tra l'altro, non c'è bisogno che mi bendi, in teoria. No, no, lei si deve proprio bendare, no, e se no il bello è che la devono capire che lei si bende. Si deve capire che lei è bendato, mi scusi. Facciamo per la maratona. Chi è che mi infalcione? Non lo so. Chi è no, che mi nessuno, nessuno. Lo ustiamo, cioè sappiamo come fare build, eccetera, eccetera, ma non siamo main. Però ne sappiamo, ecco. Diciamo che siamo eccellenti nel creare le build. Questa è una cosa... Del resto nel Discord ne abbiamo pubblicate, non so, a buttare. Beh, manca... Manca poca roba. Ormai manca solo quando la caccia, Gundens. Devo rifinire di fare le CB elementali, ah, ma devo dire se conviene farle. E il corno, vabbè, prendo il signor RKD, lo porto nel Discord così... Potrei emozionare... benvenuto, benvenuto. Che giocare? Giochiamo insieme o todos? Guarda, guarda. Ma Ghost, avevo già fatto la traduzione per quanto sto diventando bravo. Avevo già fatto la traduzione. La traduzione. Dovremmo... Sai cosa vorrei creare di build? Se riusciamo a farle, soprattutto, che è l'importante. Devo vedere se riesco a creare le build elementali, quindi mettendoci anche critical element. Però secondo me non si riesce a mettere. Conviene... No, puoi farlo, riesci a farlo, però conviene meno di metterci il bonus attacco e il bonus critico. Capito, comunque, cioè, mettere tutto, mi piacerebbe provare quel di più, anche se saranno pochi danni, vedendo. A tutto non ti entra. Ok, Mattia. Ti entra forse crit element all'1, credo. Devo un attimo capire perché, purtroppo di CB, parliamoci chiaro, sono un po' come gli archi. Cioè, nel senso, ci sono quelli elementali, però ovviamente ci sono i rapid, ci sono i normal. Lì ci sono quelle impatto, ci sono quelle elementali, ci sono quelle buone solo per essere utilizzate come Savage Axe. E le CB sono un po' complicate, forse un pelo più dell'arco, perché devi stare lì a capire la build come la devi fare. Hanno tante skill, tra l'altro, da metterci dentro. Devi anche, capito, pensare un attimo, voglio fare una build basata su quello. Infatti io tipo quella che ho della CB del Rakanakadachi l'ho fatta un po' mista. Cioè, nel senso, posso utilizzarla in un modo, posso utilizzarla in un altro, fondamentalmente. Comunque, piastra e gemma, così. Speriamo Shadow l'abbia droppata. Dai che è la volta buona, niente, ragazzi, con gli amuleti sono sfigatissimo, non c'è nulla da dire. Tiro di riserva? No, no, non è vero. Ma già ce l'ho buono, ma non me ne faccio nulla del tiro di riserva. Assolutamente una merda quel tiro di riserva. Assolutamente, però dai, va bene. Va bene, va bene. Signor Shadow, com'è andata? Io ci rinuncio, mi ha dato la gemma ma non la piastra. Vabbè. Mi chiedete come mettere a fare gli amuleti? Certo, caro, allora tu vedi, vai qui. Cioè, non qui per forza. Puoi andare da lui, insomma, dal mercante, da quello generico, ok? Ti poni qui.
ok? Vai qua, fai pentola a fusione, fai fusione e refolo del mistero. E dai dei materiali che devono superare. Con 150 ne fai uno. Quindi devi fare 150 per 5. Ok? Allora, tu per esempio hai sta roba. Vediamo, quelli che vorrei utilizzare io. Che ne ho tanti di materiali, fondamentalmente. Tipo, voglio usare il Tigrex Carapace. Ne uso 17. Ne ho un pochino di più. Cerco uno che vale 30. Ogni materiale ha il suo punteggio e via. Sbam. Ogni missione ti fa un ordine. Puoi accumularne massimo di 10. Però ogni missione comunque ottieni sempre solo un ordine. Ok? E continui così. Metti a fare questi bellissimi amuleti. Vulcano, sì, va bene. Però non usarli tutti, magari. Perché possono esserti utili per qualche arma della furia. Sì, nel senso che io li uso perché tanto faccio tante di quelle furie, però... Io direi che, signor Shadow, sai come diciamo qui sul lato Hunters TV? Che non bisogna mai mollare, quindi non sai cosa le dico. Adesso metto la build fortunata, andiamo a fare di nuovo sto Angernat, va. Ora la droppa, ora la... Senta a me che ora la droppa. Senta il Dodo che ne sa. Ho la build fortunata, vada. Tenta il Dodo che la droppa. Si fidi del Dodo, si fidi. Io utilizzerò tutti i miei pensieri per fargliela droppare. Si fidi perché è scritto. Cioè proprio lei prenda le pagine del destino. Così no? Lei apra le pagine del destino e legga. Shadow dropperà al terzo Angernat la piaga. È scritto. Guardi. Ora io non voglio però. È scritto. Sì, il libro del destino è quella è Demon Souls, perché effettivamente si crepa ogni 2x3, quindi qua è scritto tutto. Però si fidi e le stelle parlano da sole. Non si preoccupi perché è così. Non si preoccupi. Che spero. Ragazzi, prima di staccare, cosa molto importante, prima di staccare, chiunque di voi non fosse scritto nell'Hunter Connect... dell'Italians Hunter United, vi lasciamo posto alla fine per entrare e prendervi l'Hunter Connect, così potrete trovare tanti giocatori per giocare insieme. Ovviamente lo specifico perché magari qualcuno dall'esterno può pensare diversamente, ma sarebbe stupido anche solo spiegarlo. Ovviamente è del tutto gratuito. Non è che per entrare si paga qualcosa o meno, cioè è totalmente gratuito, quindi non vi preoccupate. Io lo specifico perché giustamente qualcuno può dire, ma se dobbiamo avere... No, è tutto a gratis, non vi preoccupate. Ma cos'è questo punto esclamativo, quindi? L'ha creato Andre, purtroppo. Ma lei non è bendato? No, non Barbadre ne ha donato 100 bit per farlo bendare. Non è stato per quello, ma... Ma, vabbè. Ciao, John Killer. Non lo so, Rick. Avevamo detto 5 sub, signor Duca. Non può cambiare le regole. Madò. Ti giuro, quanto... Se ci fosse Salvatore, sarebbero cazzi sua. Anche perché sono con l'arco, quindi non so quanto si converrebbe. Siamo a posto. No, non dica. Aspetta. Ok. Ale in piscina e quello arriva con 100 sub, purtroppo. Con 100 sub arriva Ale in piscina. Solo 100. Però mi devo scrivere anche i nomi dei follower poi. Certo, quello poi è tutto un lavoro. Deve ingrassare perché sennò non c'è lo spazio per scrivere. Ma... Mi faccio la lavagna. Mio Dio, mi ha preso in pieno.
Non si è preso i danni delle fiale, sto maledetto che si è mosso. Che piacere farli quei danni. 78? La freccia? No, ma l'arco acqua non serve, no? Ma dai, ma su via! L'acqua e il drago secondo me sono due elementi in uno. No, non si dice. Non dica. Non si dice. Aiuto, ti prendo, ti sfondo e sbang! Ah no. Che lavoro. Che amore queste fiale impatto, perché per chi non lo sapesse, le fiale impatto della CB causano danno da stordimento, ragazzi. Ok, ora metto le fiale paralisi. E le fiale, vabbè, i rivestimenti. Eccolo qua. Possiamo paralizzarlo, per cortesia? È già paralizzato. Ma... Ok? La testa è nella lava, no? Beh, non è troppo nella quella lava. Coda, lo sapevo. Non vedo se è stato. Fare due Embreaker con la CB così di colpo. Sì, ma ragazzi, ovviamente, cioè nel senso, era perché non avevo tempo di fare la build, ma parliamoci chiaro, lo so, ci scherza. Vi pare che il drago solo status è quello poco utilizzato. Dobbiamo catturare? Sì, catturalo che ora la metto io la vai che l'ha droppata, io lo so, ho quel potere. Sai quando vuol dire avere quel potere? Io l'ho droppata da un frammento. Lo dropperai. È destino quando uno è scritto. Guarda, io se riprendo il libro del destino, qua mi dice Shadow dropperà. È fatta, raga. L'ha presa. Ora, guarda come scrive Shadow che l'ha droppata. Guarda perché lo so. Fidati. Ecco. Io non l'ho presa. Io l'ho presa, ma l'ha presa anche lui. Guarda. Guarda Shadow che scrive, guarda. Gemma. Forse anche piastra? Attendiamo. Non credo. Dai che forse c'è anche la piastra. Su che c'è la piastra, dai. Ma la piastra non è meglio farsi quello Lorenca a sto punto? In teoria dovresti trovarla. Però sì, a sto punto gli conviene. Ma non c'è Lorenco, sì. Lanciato low rank mi sa che non esiste. Ma che cazzo dici? Non dica scempiaggini. Certo che c'è. C'è? Fammi vedere se la droppa. Ah sì che c'è. Ok, basso grado non dà la piastra. Sì, la dà. Sì che te la dà allora, la piastra. Allora, basso grado ha una percentuale bassissima. Un pochino più elevata nell'alto grado. Se premi proprio sul pezzo ti dice quanto è la percentuale e come aumenta. E niente. Va bene Ale, riusciamo a fare un'ultima missione? Se è molto rapid, sì. Dai, proviamo quello low rank. Magari... Dai, facciamo Lanjanat low rank. La furia ne può trovare anche tre, vedi, dicono che in furia forse... Vabbè, proviamo questo, dai. Questo lo faccio con l'arco del Narga, che secondo me fa malissimo a lui. Prendi il... Ah, non ce l'hai, niente. Avete postato in due. Menisco a Shadow. Attento ancora alla missione. Ok.
No, perché almeno questo sì è una percentuale più bassa, ma comunque ne fai un botto. Almeno sicuramente non c'è il rischio di prendere la gemma. Ecco, quello sì. Ne fai un botto, calcola che è circa solo il 3% in più, che comunque sai, in questo gioco il 3% fa un qualcosa. Per sommi capi. E io l'arco, quindi tagliare la coda vuol dire che devo spammare il dash dietro la coda, non so se funzioni. Ciao, io arriverò dopodomani. Perché? È nei stessi posti l'altra volta. Cioè di Ma prima. se mentre sta morendo usciamo tutti, magari a lui gliela dà. Non credo funzioni. Ma questo è Lorenk? Sì. Mi ricordavo spawnasse nel deserto il Lorenk. Cioè io credo abbia messo quello Lorenk. Era 3 stelle? Non ho visto. Sì. Vabbè. Madonna. Ciao Mattia, grazie mille della caccia, caro. E basta andare. Fai dash sulla coda lui. Oh merda. Direi che è proprio Loren. Sì. Madonna, cosa è successo? Si è stunnato. Io non ho preso il succo sprint. Vabbè. Oh, vedi che bello, fatto al volo. Tac. Vuoi vedere che mo ci voleva quello high rank per farsi? Cioè, capisci? Quello low rank. Quello low rank, capisci? Vediamo se io droppo. Vuoi vedere? Vuoi vedere? 26 lobby dell'Italians Hunter United. Sì. Ma me l'ha droppata. Maestro, può far vedere la build con l'arco? Cioè, l'ha droppata. Io l'ho droppata, quindi non lo so. Lui pure, l'ha droppata. Il diario si può sbagliare di una missione. Niente. Yeah, ma do. Che cazzo di sfiga. Ma che cazzo di sfiga, oh. Allora, datemi un secondo, mi maschero io. No, ok, devo mascherarmi solo io. Ok, facciamo così, al volissimo, scusate. Devo far vedere la build. Ah, ok. Ma se vuoi mi tolga, no, non c'è problema. No, è che non si vede. Vabbè, schivata antisussulto qua, ma fondamentalmente è questo. Inizio a salutare sul sito rosso? Sì. Ok. Vai pure. Questa è la build. Muto. Io infatti mo passo nella schermata. Dimmi quando hai fatto che passo nella schermata, caro. Ok, ti avviso. Beh, ragazzuoli, grazie per essere stati con tanto noi. Alla fine, mi ringrazio per le cacce. Uno scritico, cioè, più o meno è così. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ale, per l'amuleto che ha, riesce a mettere punto debole al 3. Io purtroppo non ci